faccio, sì. Diciamo, stiamo aspettando che qualcuno ci faccia funzionare i microfoni. Nel frattempo, senza microfono, vi posso portare i saluti e le scuse dell'onorevole Stefano Fassina, la cui madre si è aggravata e lui quindi non se la sentiva di allontanarsi da Roma, chiaramente. E, Stefano Fassina, tra l'altro, è stato venne a sorpresa quando abbiamo fatto un convegno nel 2013 sulla base del quale è nato questo libro che presentiamo oggi, e quindi sarebbe stato molto contento di presentarlo, però ci sono cause di forza maggiore. Volevo darvi soltanto questo annuncio da parte sua personalmente, e questo. Poi adesso grazie di essere qua. Non lo so, se vogliamo cominciare senza detto, arriva un tecnico. Aspettiamo ancora? Io non lo so, sentite voi? Ci diamo la faccia? Forse. Allora, io... esperta di economia, per quanto sia possibile in questo periodo in cui invece l'economia è centrale ahimè nel dibattito, quando mi hanno chiesto di presentare questo libro ho pensato a un bambino di 7 anni che è Ken Block, e chiede a suo padre, che era Mark Block, vedendolo probabilmente studiare troppo, un giorno gli ha chiesto a che cosa serve la storia. E il padre, per cercare di, così, di rispondere a se stesso e a lui, scrisse un libro, uno dei più bei libri della mia vita, che si chiama Apologia della storia del mestiere di storico, e usò un'immagine per fargli capire a un bambino di 7 anni, e usò l'immagine dell'orco, dell'orco che ovunque fiuta carne umana va, e definì così la storia, la scienza dell'uomo nel tempo. Allora, quando mi sono approcciata a questo libro mi sono fatta un po' la domanda del bambino di 7 anni, no? Cosa serve l'economia? È un periodo in cui l'economia non fa una bellissima figura, sembra che non ci siano ricette valide. Stefano, non funziona niente, né quello di base. Diciamo che l'economia non serve a far funzionare i microfoni. E anche a quello. Allora, anni in cui l'economia sembra che non serva a molto, nessuna ricetta vale, nessuna condizione migliora, nessuna liberazione sembra più alle porte. Si è sbagliato tanto, avete scritto per pagine e pagine citando Keynes e questo studio del Trent, in cui lui quasi prevedeva, no, che nel tempo dei 100 anni che sono quasi passati ci saremmo affrancati dalla lotta per la sopravvivenza e avremmo iniziato a pensare con terrore più o meno al nostro tempo libero. Direi che la previsione si è rivelata in parte sbagliata, e quindi sono molto felice invece che in qualche modo mi abbiate obbligato a presentare questo libro, perché mi sono fatta questa domanda, cioè, e ho cercato questa risposta, no? Cosa potesse servire l'economia anche a me. Sono partita dalla fine del libro, faccio sempre così, sono partita dal saggio di Niesutta e poi sono ritornata alla premessa e lentamente ho letto tutti. Una risposta possibile, una delle tante che ci sono in questo libro, è in un trattino, mi sono fissata su un trattino, perché Niesutta distingue il benessere dal ben trattino essere,
E non so perché la mia attenzione poi si è centrata su quel trattino e sulla differenza che corre tra il benessere, comunemente inteso, spesso benessere materiale, e il benessere, cioè l'essere bene, in qualche modo. Una cosa che dice Misutta che mi ha colpito è questa, e cioè che l'economia, parlando dell'economia, lui scrive, accettare che il riferimento sia il benessere, comunque sia definito, piuttosto che il prodotto, nell'accezione anche di PIL, impone un cambiamento di prospettiva, quasi di paradigma, in quanto ridefinendo l'oggetto che costituisce il valore risultante dal processo sociale, ne risulta modificata la stessa visione del processo economico. Non è dunque solo una questione di obiettivi da porsi, a quanto ho capito non è neanche il problema di crescita sì, crescita no, ma è un problema di metodo. Questo libro si pone un problema di metodo, di paradigma, diciamo, in qualche modo culturale, metodologico, di approccio alla scienza economica. E quindi inizierei da un giro, vi chiedo in un primo momento cosa avete trovato o non trovato, pregi e difetti del libro, e poi a ognuno di voi, non so se vuole iniziare Claudio De Boni, professore di storia delle dottrine politiche, giusto? Sì. Grazie. Anch'io forse vorrei fare la recensione al libro partendo dalle mie reazioni personali e partendo intanto dai ringraziamenti per che sono partiti poi da a coloro che mi hanno invitato a questa presentazione, in particolare i curatori del libro, e devo dire che avevo accettato anche con grande così, contentezza di essere stato invitato, ma anche con qualche preoccupazione, perché anche per me non è ovviamente la mia disciplina, e quindi avevo qualche preoccupazione, ho detto di sì guardando solo la copertina, ma non sapendo cosa ci fosse dentro. E allora, ecco, una prima cosa, una prima reazione estremamente positiva che ho avuto entrandoci dentro, invece, è legata al linguaggio di quest'opera, alla grande nitidezza con cui tutti i contributi sono condotti, in modo anche esplicativo al di là dei confini della disciplina. Ecco, io credo che questo sia stato un risultato già estremamente importante. Quasi tutti i contributi pongono molta attenzione anche alle definizioni di carattere concettuale, prima poi di discuterli. Mi sembra quasi un lavoro insieme di ricerca e di divulgazione, che è veramente un risultato, ahimè, nell'Accademia raro, e quindi sotto questa prospettiva mi sembra di dover già dare un giudizio nettamente positivo. Devo dire tra l'altro che ho trovato un libro di economia con pochissimi grafici e pochissime, e pochissime curve, e questo è stato un ulteriore appunto, c'è proprio la quantità minima per non entrare in una crisi di astigmatismo, ma direi che oltre quello non si è andati, e anche questo è significativo, importante e agevola appunto l'ingresso. Lo dico come una battuta, ho voluto fare una battuta, però dietro a questa osservazione c'è anche qualcosa di serio, e cioè c'è qualcosa che attraversa tutti i contributi e qualche volta è detto anche esplicitamente. L'economia non è una scienza della natura, è una scienza della storia, non è una scienza naturale, ma una scienza che misura fenomeni che cambiano nel tempo, e quindi nel tempo può anche modificare le proprie teorie, i propri orientamenti, relativizzare anche le proprie convinzioni in rapporto ai problemi che via via emergono. C'è la grande lezione di Marx che appare continuamente a questo proposito, e forse c'è anche una piccola lezione meno evidente che potrebbe provenire anche da Adam Smith. In fondo, ecco, Smith fa uso e abuso qualche volta della parola naturale, però la sua opera è così complessa che in cui spesso il metodo storico affiora anche in modo dichiarato. E qui c'è nettamente questa presa di posizione che mi sembra estremamente importante e interessante, e che tutto sommato esce poi dai canoni più diffusi della conoscenza
della scienza economica, del linguaggio economico che abbiamo oggi. E poi per ora aggiungo solo una cosa, in un secondo giro se ci sarà vorrei entrare su alcune delle parole chiave, è un libro che è proiettato interamente a superare gli steccati delle discipline. È un libro che tratta di economia e continua a guardare alla psicologia, moltissimo alla psicologia, tra l'altro sembra che gli economisti stiano pronti ad andare in analisi, forse, però ecco da quante sono appunto le osservazioni a questo proposito. Però ecco, c'è uno sconfinamento continuo verso il pensiero politico, verso la sociologia, un po' meno verso la politica in quanto tale, e forse può essere un intervento, anche un argomento da intervento successivo. Però di certo c'è un respiro di carattere pluridisciplinare che anche qui è forse non particolarmente sorprendente. Conosco alcuni degli autori e i curatori di quest'opera, non particolarmente sorprendente in appunto in colleghi di economia con i quali siamo cresciuti insieme in un dipartimento che fanno studi sullo Stato e che aveva un carattere appunto di carattere, un carattere pluridisciplinare esplicito. Ci sono interventi, voglio ricordare quello di Vincenzo Patrizzi, che si richiama anche alle tradizioni religiose. Quindi c'è un ampliarsi oltre i confini della disciplina che è estremamente importante. E anche questo è notevole, perché non è un atteggiamento comune negli economisti, nel senso che l'economia si presenta molto spesso come una scienza conclusa in sé. Quando si parla di ricchezza, di produzione materiale, di distribuzione della ricchezza, molti economisti dicono noi siamo gli unici ad intendercene, tutto il resto è improprio, è intervento esterno. Anzi, se poi cominciamo a confondere i vari livelli, creiamo disastri anche per l'economia. Ecco, mi pare che in questo libro si respira tutta un'altra aria che mi piace molto. Grazie molto. Vado con questa? No, benissimo, non c'è nessun problema. Quindi grazie molto e grazie per questo invito, che mi fa molto piacere, anche perché ho avuto l'occasione di leggere un libro che è davvero bello, in genere un libro scritto a così tante mani rischia di essere un po' scoordinato, cosa che non capita per nulla a questo libro, è un libro ben coordinato, colto, ed evidentemente la domanda che è posta come centrale anche a titolo del libro stesso, una domanda con la quale tutti i giorni ci confrontiamo. E il libro offre molti contributi, alcuni sono già stati sottolineati. Vorrei soltanto aggiungere contributi sia di stampo generale e sia anche, è bello da leggere anche per spunti specifici, per piccole osservazioni, per belle citazioni che allargano la mente, per richiami storici, per richiami di storia del pensiero, per alcune puntualizzazioni. A me, ad esempio, personalmente è piaciuta una delle proprie simpatie rossi idiosincratiche, una puntualizzazione del pezzo di Anna Bettini sui diversi meccanismi di Tapirulan, un meccanismo di adattamento. In genere ne ricordiamo sempre soltanto un paio di questi meccanismi, invece lei ne ha individuati tre, quindi insomma sono piccoli allora per il pensiero che ho trovato molto piacevoli da leggere. E punti molto importanti, cioè questo libro in maniera apparentemente molto leggera, perché è un libro che si legge con facilità, e in modo apparentemente leggero mette in discussione in modo radicale alcuni assunti fondamentali della teoria economica. L'economia è vista spesso, anzi spesso direi in maniera predominante, come scienza della scarsità. Questo libro dice no, fate attenzione, l'economia non deve essere questa, non è scienza della scarsità. L'assunto di non sazietà è un assunto che anche gli economisti più progressisti, e fanno bene a ricordarlo, citando ad esempio Stiglitz, danno per scontato come un assunto proprio, endemico, diciamo antropologico, come si dice nel testo, della natura umana. E questo libro ci dice no, facciamo attenzione, anche questo può essere un costrutto che è culturalmente determinato, che non deve essere invece un dato naturale.
E quindi poi alcuni pezzi per me personalmente, perché alcune pagine della ricostruzione della, insomma, della sua vita di Ernesto Longobardi sono esattamente le mie, tranne che io le dovrei sostituire lotta continua a potere operaio, ma l'approccio diciamo, ad Agnes Heider, la teoria di bisogno in Marx, ha segnato anche la mia giovinezza esattamente come ha segnato la sua e anche alcune delle sue scelte probabilmente. E quindi questo libro appunto lo raccomando vivamente. Ci ha detto dopo tutta questa inizio subito, penso però che così anche per la discussione possa essere, avendo anche il piacere di avere di fronte a me gli autori, mi farebbe piacere portare l'attenzione su un paio di punti che per me sono un po' più controversi e poi fare agli autori una domanda che per me è centrale e alla quale appunto penso che dovremmo dare una risposta, non so bene che risposta dare. Allora, brevemente, se poi parlo troppo mi vengo fermata, eccetera. Quali sono i due punti che mi lasciano leggermente più perplessa? I punti che mi lasciano, perlomeno, che trovo un po' più controversi, per il quale penso si debba discutere di più. Il primo punto concerne alcuni vinti che vengono attribuiti al consumismo. Il consumismo è qualcosa che non, diciamo che è fonte di infelicità, è fonte di non benessere senza trattino e con il trattino, quindi in generale è fonte di non star bene. Allora, sono evidentemente d'accordo col fatto che i beni relazionali contano, che l'ambiente è fondamentale, che troppo spesso scarichiamo sull'ambiente costi esterni infiniti, siamo solo al costo degli imballaggi quanto di noi spreco ogni giorno di risorse, e anche sono d'accordo sul fatto che questi beni relazionali e natura ambiente sono messi in discussione dal consumismo, quindi sono d'accordo su questo. Ci ho detto però la mia posizione, la mia domanda è: quale spazio dobbiamo attribuire al consumismo? Cioè, è responsabile veramente il consumismo o è responsabile qualcos'altro? Streck, il sociologo che è Max Planck, in questo bel libro che è stato pubblicato e tradotto anche in Italia recentemente, che si chiama Guadagnare tempo al capitalismo, Streck in una delle sue lezioni, perché in realtà questo libro traduce alcune lezioni che aveva fatto in ricordo di Adorno, ci dice che già negli anni 60 questa critica contro il terrore dei consumi era al centro, ad esempio, della scuola di Francoforte, e secondo lui già allora era una critica che aveva dei limiti, e quali erano i limiti, che dimenticava due cose, sempre molto ancora di sinistra, però dimenticava il capitale e i capitalisti. Allora, se quella visione mostrava già delle debolezze allora, per me ne mostra ancora di più oggi. Soltanto alcuni dati. Consideriamo gli Stati Uniti, il paese su cui anche nel libro si porta l'attenzione. Dalla fine degli anni 70 ad oggi gli stipendi mediani, le remunerazioni mediane sono sostanzialmente scese leggermente in termini reali. Cioè noi abbiamo avuto 40 anni in cui lo stipendio mediano dell'americano è sceso leggermente in termini reali. Di fronte in questa situazione le donne sono state spesso costrette, oltre che per ragioni di autonomia, a entrare nel mercato del lavoro soltanto per mantenere inalterati gli standard di vita della famiglia. Ciò nonostante registriamo difficoltà sempre maggiori nell'accesso a beni fondamentali che in America sono consumi privati, quali l'istruzione e la sanità. Ricordo che la sanità e le spese sanitarie sono la prima causa per bancarotta personale negli Stati Uniti. Lo stesso vale anche per l'indebitamento. L'indebitamento non è stato fatto spesso per semplicemente consumi frivoli, è stato fatto perché per appunto università e sanità. E dall'altro lato l'indebitamento è stato fortemente, come ci diceva anche Krauch nella sua bella definizione di keynesianesimo privato, è stato, come dire, sostenuto, favorito da un'evoluzione in senso finanziario del capitalismo, perché ha giocato anche con le bolle speculative per tenere la domanda quando i stipendi mediani avevano invece quel tipo di. Quindi penso che diciamo, attribuire, diciamo, non è una questione di il consumismo centro, la questione è il peso. Allora, alla fonte del malessere attuale ci sta troppo consumismo o ci sta invece spesso una struttura potente di disuguaglianze che si sono create e accentuate in questo periodo? Secondo me la disuguaglianza ha un ruolo fondamentale. Ricordo soltanto l'unico dato, di nuovo Stati Uniti, periodo pre-crisi, dati famosi ormai di Piketty e Sarez, periodo pre-crisi, gli ultimi da, diciamo, dal fine anni 70 fino al 2008, il 62% dell'incremento di PIL che si è avuto in quel paese è andato all'1% più ricco. L'1% più ricco nel 2008-2009 è sceso,
quando negli Stati Uniti la crescita ha ricominciato ad attivarsi, il 92%, dati sempre di Saez e di Pettina, la loro data banca, della loro banca dati sui ricchi, è andato all'1% più ricco. Allora, quando ci chiediamo quale crescita, come si chiede questo libro, io forse sarò un po' troppo, siamo strutturalista, perché guardando i dati della disuguaglianza, però mi sembra che la disuguaglianza, il peso della disuguaglianza, debba avere un ruolo preponderante. Certo, probabilmente sarà il mio punto di vista, no, di disuguaglianza, che non lo penso da quello che fa, sicuramente tanto un punto di vista personale, però mi sembra essere un punto importante. E al tempo stesso anche ho una certa difficoltà con alcuni, come dire, idealizzazioni del tempo andato. Anche le città del passato erano città, penso non so, Barone Haussmann, che aveva fatto di Parigi un luogo di potere, cioè i boulevard erano stati fatti in quel modo per separare le persone, per sì ed evitare che ci fossero forti rivolte popolari, quindi non è neanche che le città del passato fossero questo gran centro di rapporti relazionali. Per cui, appunto, io dal mio punto di vista penso che le disuguaglianze abbiano un ruolo fondamentale nello spiegare il malessere attuale e anche nel contrasto delle disuguaglianze, nell'orientare quale crescita futura. Avrei ancora un altro punto e una domanda, però se facciamo due giri posso mantenere il secondo punto e la domanda per dopo, quindi lascio alla nostra... Prego. Sono un economista in senso stretto, sono un sociologo economico, quindi il mio punto di vista, diciamo un punto di vista un po' diverso da quello dell'economista, perché è più orientato a cercare di capire come i fattori sociali, istituzionali influenzino l'economia. Ciò non vuol dire che proprio con una prospettiva come quella che viene pensata in questo libro non ci siano dei punti di contatto, anzi, con questa prospettiva di questo lavoro i punti di contatto sono molti. Vorrei fare due cose sostanzialmente, una adesso e una poi nel prossimo giro. Adesso vorrei fare un'osservazione più di metodo, vedo che ci sono anche molti studenti qui e quindi penso che possano essere interessati, diciamo, alla questione, all'interrogativo di fondo che al di là dei vari contributi che sono tutti di grande interesse, il filo, diciamo, che almeno nell'ottica dei curatori tiene insieme questi contributi da un punto di vista, diciamo, di una prospettiva metodologica. Il volume, diciamo, pone una domanda, lo dicevo prima, molto impegnativa, almeno nella chiave in cui viene presentato e legato insieme dai curatori. Questa domanda qual è sostanzialmente? La domanda è possibile una teoria economica che vada oltre l'obiettivo della crescita quantitativa e si ponga invece il tema, diciamo così, di una crescita qualitativa che si accompagna a una riduzione delle disuguaglianze, che si accompagna a una migliore qualità del lavoro, a una migliore qualità della vita più in generale e anche dell'ambiente in cui viviamo? Questo è un interrogativo chiaramente che ci prende un po' tutti, nel senso che tutti vorremmo uno strumento che ci aiutasse da questo punto di vista a migliorare le nostre condizioni di vita, le condizioni del nostro ambiente, eccetera, eccetera. Rispetto a questa domanda che pongono i curatori, io credo che la risposta possa essere positiva e del resto
diversi contributi che sono inseriti in questo volume mostrano già concretamente come questa prospettiva si possa declinare. Credo però sia opportuno, anch'io avrei un punto, diciamo, di qualificazione che penso valga la pena di esplicitare, ripeto, anche in particolare per gli studenti, circa lo statuto metodologico di queste discipline, in particolare dell'economia, ma anche delle altre scienze sociali. C'è un punto importante che noi dobbiamo, secondo me, mettere in evidenza quando ci poniamo una domanda come quella che si pongono i curatori, cioè dire: è possibile una teoria economica che abbia come obiettivo non solo la crescita quantitativa ma anche la crescita qualitativa? Ripeto, la risposta è sì, ma ad alcune condizioni. E Claudio De Boni ha accennato prima al fatto che diciamo, in questo volume l'economia non si pone come scienza della natura. Che cosa vuol dire questo sostanzialmente? Vuol dire che l'economia non si pone come un sapere tecnico. Ci sono discipline, forse l'esempio che si capisce meglio anche per gli studenti è la medicina. In medicina non è messo in discussione il fine di quella disciplina. Il fine è migliorare la salute, fare star meglio la gente, ridurre il dolore. E allora lì, diciamo, lo sforzo dove si concentra? Si concentra sui mezzi per ottenere quel fine. In questo senso è un sapere tecnico, quello della medicina, ma così potrebbe essere anche quello delle altre scienze naturali. L'economia come si colloca da questo punto di vista? Questo è un punto interessante perché storicamente l'economia, diciamo, ha ambito a porsi come una scienza con un sapere tecnico. Ed è esattamente questo un po' che gli autori, i curatori di questo volume mettono in discussione. In che senso con un sapere tecnico? Nel senso che si considera come dato scontato un determinato fine e ci si concentra sui mezzi per il raggiungimento di quel fine. Qual era questo fine? All'inizio, per esempio, con Smith, la creazione della ricchezza delle nazioni. Allora, che cosa può portare alla ricchezza delle nazioni? Poi dopo si è modificato, poi i neoclassici era un'altra cosa, come allocare meglio le risorse disponibili. Con Keynes era ancora un'altra cosa, però la disciplina manteneva questo orientamento al sapere tecnico. Forse una domanda come quella che si pongono i curatori di questo volume e che, diciamo, gli autori praticano, significa fare uscire l'economia dall'idea di un sapere tecnico che la vuole. La grande ambizione degli economisti è stata sempre, la grande invidia sono sempre stati i fisici. Gli economisti hanno voluto sempre fare un po' come i fisici, no? Allora, l'ambizione, diciamo, di una domanda come quella che viene posta qui, qual è? È possibile, diciamo, fare dell'economia una scienza sociale? Non una scienza, diciamo, che si avvicina alle scienze della natura come portatrice di un sapere tecnico. La differenza è importante. Per chi è interessato a queste cose, un punto di riferimento formidabile resta quella conferenza di Max Weber sulla scienza come professione, dove Max Weber esprime esattamente questo punto, cioè dire: una disciplina che non vuole essere legata al sapere tecnico deve partire dal presupposto che non è possibile dimostrare scientificamente che determinati valori sono più validi di altri. Io non posso dire, dando crisma scientifico, che un modo di organizzare la società è migliore di altri. La desiderabilità dei fini è un qualche cosa che non può essere dimostrato scientificamente.
Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che allora una disciplina che vuole aiutare la società ad affrontare problemi come quelli che vengono posti dai curatori, cioè una crescita qualitativa, l'ambiente, eccetera, non può farlo in una logica di sapere tecnico, cioè ponendo un fine come indiscusso, ma deve farlo più nella logica delle scienze sociali di taglio storico. Cioè che cosa deve fare? Deve far vedere che cosa succede se le cose sono organizzate in un certo modo, allora quali conseguenze ne discendono. È in questo modo che aumenta la riflessività sociale, perché offre, diciamo, ai soggetti che vivono in società, ai cittadini, offre delle informazioni, delle riflessioni, delle analisi che possono aiutare la capacità della società di riflettere su se stessa. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che certamente l'interrogativo e il modo che si pongono i curatori sulla possibilità di una teoria economica che non si ponga come obiettivo solo la crescita economica è una buona domanda ed è praticabile. Questo tipo di stile di lavoro è praticato anche in molti dei contributi che voi trovate in questo libro, ma bisogna essere ben consapevoli che l'apporto che una teoria di questo tipo può dare a quei problemi che ci stanno così a cuore non deriva dal fatto che è possibile dimostrare che un certo modo di organizzare la città o l'ambiente o il lavoro, eccetera, è scientificamente superiore di altri, ma il contributo che può dare è nel fatto di mostrare comparativamente, per esempio, che cosa succede se io organizzo l'economia in una determinata società in un certo modo. Per esempio, se voi leggete il testo di Bartolini sugli Stati Uniti, il consumo, vedete che lì c'è un andamento di questo genere. Porto questo come esempio, ma anche in altri saggi c'è questo. Cioè, che cosa succede se una società si organizza in un certo modo, quali conseguenze ne discendono? Questo è lo spazio di una, diciamo, teoria economica che si pone il problema della crescita non solo come crescita quantitativa. Perché faccio questo punto? Perché è importante, secondo me, non illudersi che cambiando il punto di riferimento noi facciamo un sapere tecnico che ci aiuta. Io leggo la domanda che viene fatta dai curatori di questo volume e i contributi che sono in questo volume come il tentativo di far uscire l'economia dalla logica del sapere tecnico proprio delle scienze della natura e di avvicinarsi all'ottica più classica delle scienze sociali, che è un'ottica del tipo: se allora, se io organizzo la società così, se distribuisco le risorse in questo modo, quali conseguenze mi discendono? E se io confronto questo con un altro tipo di società dove le cose sono organizzate in un altro modo, quali conseguenze mi discendono? E a quel punto, ma non è automatico, che noi facciamo crescere la riflessività della società su se stessa e quindi aiutiamo il cambiamento. Ma non pensiamo che un determinato modo di organizzare le cose possa essere dimostrato scientificamente. Questo era un messaggio molto chiaro a Weber della scienza come professione, quando tra l'altro diceva a quelli che fanno il nostro mestiere, cioè gli insegnanti, che non devono fare prediche, ma devono presentare analisi. Sì, probabilmente molto di questo. Io devo dire che avrei trovato anche tracce di grande volontà di capire anche il perché, non solo cosa succede se, ma perché alcune società decidono di organizzarsi in un certo modo, cioè questa non naturalità dell'economia, ma questo essere legata a scelte precise, a meccanismi che strozzano, che producono poi le disuguaglianze di cui ci parlava la professoressa. Ecco, secondo me questo libro spesso e volentieri dà, diciamo, dalla dimostrazione che il principio di non sazietà non vale per tutti, a, diciamo, l'inversione dei due tempi, cioè prima ci occupiamo dei bisogni e poi vediamo il tempo libero, ma probabilmente questa necessità di anteporre invece quello che
Ernesto Longobardi definisce progetto di rifondazione antropologica, si pone un obiettivo ulteriore che non è solo l'osservare che succede se, ma anche capire perché succedono alcune cose e poi farne altre, perché la teoria dei due tempi mi sa che non funziona, c'è una cecità, diciamo, di fondo iniziale o una, chiamatela come volete, sbagliata impostazione, troppo tecnica, non ne ho neanche idea. Comunque mi sembra che si metta in discussione in effetti la finalità e il contenuto dell'economia stessa in qualche modo. Per esempio, una cosa a cui teneva Keynes e che viene riportato nel saggio di Miesutta è che l'economista avesse da una parte visione e dall'altra tecnica. Keynes mette al centro efficienza economica, giustizia sociale e libertà individuale. Ecco, probabilmente questa triade nel tempo si è persa o qualcosa ha prevalso sulle altre. Sulla naturalità o meno, per quello che ho capito io, da storica e giornalista, a parte che ho l'impressione che il desiderio sia che l'economia diventi un po' l'orco, come l'orco, cioè l'orco della storia che si occupi di esseri umani, di cambiare la vita agli esseri umani. Nella storia c'è stato un passaggio fondamentale tra gli anni 70 e 80 in cui si passò, con il Les Annales, con questa scuola francese, in cui si passò dalla storia per date, re, imperatori, allo studio invece di come l'uomo viveva nel tempo. Si iniziò a studiare i contadini e sistemi anche economici in strutture rurali, e da lì cambiò completamente l'approccio alla storia, no? Si voleva capire come vivevano le persone, non quante battaglie si erano vinte e tutto il resto. Miesutta lo dice, una visione in cui l'uomo non sia relegato a oggetto della natura, ma sia il soggetto della storia. Sembra, lui dice che il capitalismo risponda a leggi di natura, no? Questa nuova scuola classica ha questa impostazione per cui il mercato garantisce piena occupazione, lasciamo fare al mercato, come se il mercato fosse la natura e tutto il resto non lo è. Ecco, chiedo a voi, chiedo alla professoressa Granaglia, che si occupa tanto di efficienza e poi giustizia sociale, efficienza in termini di giustizia sociale, ecco, cosa si è perso, cosa si può recuperare? Allora, io a prescindere dai 3 minuti, penso che quella sarebbe una finta scusa, non c'è un piccolo di tempo. Allora, io ritorno, per rispondere a questa domanda con una sollecitazione assolutamente cruciale, vorrei per un momento ritornare al libro, in che modo? Nel senso che credo che quando noi discutiamo quale crescita, in questo sono d'accordissimo con quello che diceva la nostra moderatrice in questa tavola rotonda, i valori contino. E di valori evidentemente non possiamo pretendere che un valore sia meglio dell'altro, non abbiamo nessuna dimostrazione scientifica. Però penso che dei valori si possa, forse questa influenzata da una prospettiva contemporanea di etica pubblica, da Rawls in poi, ma non soltanto da Rawls, che di valori si possa discutere comunque in qualche dialogo democratico in modo ragionevole. Poi alla fine io non arriverò magari ad affermare, non posso dire che il mio valore sia meglio del suo valore, però provo ad argomentare razionalmente con delle ragioni diverse perché il mio valore dovrebbe essere accettabile anche da persone che sono come me e di uguale considerazione rispetto alla procedura equitativa alla Rawls, non soltanto del mio. E quindi penso che i valori contino moltissimo, e che contro questo soggettivismo che ahimè ha invaso il dibattito pubblico italiano, qui basta che uno dica io penso, io credo, il mio valore vale esattamente come il tuo, si possa invece ragionevolmente discutere senza pretendere ovviamente di giustificare un valore sulla base di un ragionamento scientifico, perché questo è evidentemente possibile. Se questo, e quindi penso che gli ideali di giustizia sociale siano centrati per rispondere alla domanda quale crescita. Allora, in questa prospettiva, penso che questo libro ci dia anche degli, in maniera forse un po' nascosta, però non così tanto, ci dà anche degli strumenti molto utili. Perché? Perché un ingrediente sicuramente centrale di una crescita diversa da quella che abbiamo registrato in questi ultimi decenni,
deve essere necessariamente centrata su una soddisfazione di una qualche nozione di bisogno, nel senso, che cos'è un bisogno? Domanda ovviamente complicata di rispondere, però in questo libro noi abbiamo sotto gli occhi, e questo è un bel contributo di questo libro, secondo me, delle definizioni molto diverse di bisogno. Lasciamo perdere quella per cui i bisogni non esistono sostanzialmente, perché per gli economisti sono tutte preferenze, quindi non c'è neanche questa differenza tra bisogno e bisogno è una preferenza essenzialmente, molto sentita, ma sotto la differenza. Allora, noi abbiamo in questo libro una versione di bisogno più in termini, diciamo, di felicità, però di felicità non intesa in senso soggettivistico puro, perché quando si fa riferimento agli studi di economia della felicità c'è comunque riferimento a una concezione un po' più qualitativa, diciamo, magari alla John Stuart Mill, della felicità come legata anche a degli elementi, insomma, di cultura e non solo. Abbiamo una definizione più oggettivista, nel saggio, così mi sembra, nel saggio ad esempio dei Quittini abbiamo una differenziazione abbastanza netta fra wants e needs, fra bisogni che sono delle esigenze oggettive che tutti sentiamo. Abbiamo nel saggio di Jesutta e di Longobardi, secondo me, così l'ho letto, una definizione che anche se non sempre viene richiamato, è abbastanza vicina alla definizione più di Sene, nel senso che è una definizione dove c'è sicuramente un elemento di anche contenzione, perché Longobardi alla fine parla dell'ultima Heller e ci fa vedere come c'è tensione, cioè il bisogno è qualcosa che tutti sentiamo, però tutti siamo anche individui peculiarmente differenti gli uni dagli altri, e quindi dentro questo bisogno non solo lo relativizziamo a seconda del tempo in cui viviamo, ma lo viviamo anche secondo le nostre peculiari diverse esigenze personali. Quindi c'è i bisogni, sono cose che sono importanti per tutti, direbbe Sene, sono funzionamenti importanti per tutti, ma come andiamo a specificare questi bisogni dipenderà anche da come noi autonomamente percepiamo quello che è importante nella vita, quindi l'importanza anche soddisfarli nel riconoscimento dell'autonomia personale e così via. E mi sembra che questa linea sia chiara nel saggio, ad esempio, di Longobardi e di Jesutta. E abbiamo una definizione, adesso su questa, da quella che invece ci fa un mio vecchio amico, che è Patrizio. Patrizio ci offre un saggio assolutamente, come dire, bellissimo da leggere, un saggio rispetto al quale non si può restare indifferenti, perché è veramente un saggio ultra, perché ha letto il libro che vi consiglio, sono ancora 2 secondi, là, che se posso leggere, un saggio molto provocante, perché che cosa ci dice Patrizio? Patrizio sostanzialmente, se così ho ben capito, ma poi dopo l'autore sta qua e quindi mi risponderà se non ho ben capito, ci dice che i bisogni sono essenzialmente delle medie che sono disattente alle esigenze, diverse dalle esigenze materiali, addirittura animali, perché i bisogni possono essere o definiti soltanto in sé, naturalmente, o se noi dobbiamo andare a giustificare i bisogni di fatto perdono la loro cogenza morale. Se così ho ben capito, perché? Perché ogni volta che tu devi giustificare, che cosa entra dentro? Entra il potere, e quando entra il potere entra Faust, più o meno questo, perché capisci benissimo questo saggio letterario, è molto colto da leggere. Allora, ecco, la mia posizione è: siamo sicuri che cioè, l'idea di giustificare un bisogno fondamentale per noi esseri umani non è parte della nostra umanità, cioè non è parte dell'esercizio che noi quando viviamo, quello che definisce anche noi stessi esseri umani. Perché dobbiamo pensare che il potere debba sempre entrare in qualsiasi definizione? Io forse sarò un po' troppo utopistica, però quell'approccio guidativo a cui facevo riferimento prima ci dà la possibilità di cercare, sono giuminista, giustificazioni, come dire, che anche altri esseri umani possono condividere. Poi non si condivide tutto, però esiste un nucleo di cose che io posso in qualche modo, se non universalizzare, perché sappiamo che l'universalizzazione è difficile da realizzarsi, possiamo, come direbbe Leica, giustificarlo sulla base dell'individuo chiunque, cioè alcune cose dovrebbero essere ragionevoli per chiunque altro possa essere. Poi è complicato da fare questa cosa nella realtà, però un conto è dire empiricamente complicato, e un conto è negare legittimità, come dire, teorica a questo tipo di esercizio. E io ho qualche problema, anche perché poi penso che se noi andiamo a vedere la storia, Patrizio qua mi sembra un pochettino tranchant, vorrei sentirlo, forse lo chiamo alla battuta, io ho poco humor, però
questo è vero su me stessa. Ci dice ad esempio che tutta la tradizione del welfare state è una tradizione sostanzialmente in cui sono rapporti di subordinazione, che a me sembra che quelle frasi possano essere per certi versi applicabili al test dei mezzi, di programmi assistenziali, ma che la grande tradizione, Toney, Fabiani, diritti di cittadinanza inglesi, ci hanno anche permesso di godere di un welfare state che in passato ci ha dato, comunque ha migliorato le condizioni di vita di moltissime persone, e che migliorandole anche trattandoli come cittadini e non come sudditi. E ultimo punto su questo, credo che anche che in realtà non esistano bisogni naturali, perché a un certo punto Patrizi, ho letto con attenzione perché era un bel saggio, Patrizi cita appunto Renier, e Renier quando si dispiace che le figlie lo badino poco, dice "How reason not to need", e quindi come dire, dobbiamo le figlie non possono invocare un concetto di bisogno per curare il padre, devono invocare, cioè, il padre, quindi automaticamente non devono giustificarsi sulla base a poverino non sta bene, e lui dice mi dovrebbero curare perché sono io, perché sono il padre, non nessuna giustificazione. Ecco, secondo me anche in questa domanda, su questo finisco, questa interpretazione di Renier mi sembra che potrebbe essere un pochettino messa in discussione, perché anche quella domanda, quella posizione di Renier, secondo me è lungi dall'essere naturale, è una posizione che riflette una visione della famiglia per cui le donne dovevano curarsi in qualche modo automaticamente dei padri, e che, come diceva giustamente Hegel, la costruzione della famiglia è sempre culturalmente mediata, no? E quindi non è che fosse naturale il fatto che la figlia debba curare il padre, ma era naturale perché in quel contesto sociale le donne toccavano alcune responsabilità che invece le altre non toccavano. E quindi, diciamo, in qualche modo non esiste la naturalità del bisogno, tranne il fatto che se io non mangio e respiro muoio. Una volta che finisco lì, cioè, tutto il resto è socialmente influenzato, e se è socialmente influenzato deve essere anche sottoposto a scrutinio critico da parte di tutti. Finisco con l'ultima domanda, la domanda agli autori, tutti quanti. I problemi che voi vedete, cioè questo depauperamento delle motivazioni intrinseche, lo vedete come un problema giustamente cruciale, è un problema che voi addebitate al mercato, un elemento intrinseco del mercato, oppure un elemento del capitalismo, perché un conto è vedere questi problemi come dire, attribuibili al capitalismo, perché a quel punto allora facciamo, come si dice in un saggio, se diamo Römer diamo tutti uguali in quote di capitale, oggetti di capitalismo che sono tutti proprietari, siamo avanti, oppure invece quei problemi sono attribuibili al meccanismo intrinseco del mercato, quindi a prescindere dalla titolarità dei mezzi di produzione. Questa è una domanda che faccio. Allora chiederò allo storico America. Per quello che capisco io, che traduco io, a un certo punto nel saggio di Longobardi, Longobardi cita Lunghini, è un passaggio di Lunghini in cui scrive: per poter cantare insieme occorre un rapporto diverso tra ciclo sociale e ciclo produttivo, tra tempo lavoro e tempo di vita. Quello che ha colpito me non era tanto l'affermazione che occorreva cambiare il rapporto tra ciclo sociale e ciclo produttivo, ma il fine, cioè era per poter cantare insieme. Sì, secondo me, ripeto, è proprio l'oggetto dell'economia, o il fine, l'obiettivo dell'economia che mi sembra diverso. Lo chiedo allo storico perché più volte ricorre nel libro il fatto che la ricchezza, la persecuzione della ricchezza di beni privati va, no? Poggia sulla desertificazione dei beni comuni. L'esempio estremo lo fa per il capitalismo neg in America, ma insomma descrive la trasformazione delle città. È vero, nel Medioevo le città nacquero intorno a una piazza, perché l'elemento collettivizzante era centrale, le nuove periferie hanno perso completamente, non ci sono neanche più le piazze. Quindi lui dice come si crea il sogno di diventare ricchi, che è un po' alla base, no, del principio di non sazietà, del capitalismo. Il segreto è far crescere e vivere gli individui isolati socialmente,
per creare poi una sorta di principio di non sazietà che ti spinge a volere di più, ma perché sei isolato solo. Ecco, allo storico, perché secondo te accade? Perché in realtà forse non ha avuto la meglio l'altro modello, no? Quello che testimonia nelle cronache di territori comuni in cui non esisteva la proprietà, tutti convivevano, non c'era più bisogno di violenza, si viveva insieme, si produceva insieme. Non so se in questo mondo c'è maniera di aiuto, nell'immaginario senz'altro, devo rispondere anch'io in 3 minuti. Intanto, forse l'ha già spiegato Marx nel Capitale, molte cose del perché sono avvenute. Senz'altro da un certo punto in avanti l'avvento del capitalismo ha modificato profondamente non solo i modi di produrre e di distribuire la ricchezza, ma ovviamente, come ogni struttura economica, ha modificato profondamente anche i modi di vivere delle società. Quindi credo che la spiegazione fondamentalmente sia in questa. Tra l'altro vorrei poi ritornare su questo terreno, nel senso poi di sottolineare che l'esaltazione della libertà individuale, della democrazia, eccetera, giustissima, non ci deve far dimenticare che poi in tutte le epoche c'è sempre qualcuno che guida. E quindi molto spesso lo fa per i suoi interessi, ovviamente, o dei ceti sociali che guidano. Allora, le grandi trasformazioni, era il mio ultimo interrogativo, ma le grandi trasformazioni anche di tipo etico, come stanno venendo fuori e come sono presenti anche in questo libro, su quali poteri si possono agganciare? Ecco, se ora escludere completamente la fase del potere nella trasformazione sociale, non so quanto sia possibile prima ancora che produttivo. Quindi questo è un altro tema. Senz'altro, ecco, intanto dobbiamo, e qui si fa, ci si mette a confronto con specifiche. La storia controproduce a questo, quindi la dimensione storica funziona proprio perché ci si mette di fronte a specifiche e si cercano i precedenti, eccetera. Ecco, detto questo, io vorrei molto rapidamente elencare una vicina a quella che abbiamo appena sentito, legata al rapporto felicità-bisogni, le domande che vengono fuori, che mi sono venute fuori e che questo libro suscita, e suscita più a forse creazione di domande che a risposte definitive, ma va bene così, insomma, non è compito, sulle risposte definitive, cioè su come muoverci in avanti, poi ritorno in conclusione. La prima domanda, qui c'è un continuo riferirsi nei vari contributi al libro di Keynes, no? Sulle prospettive economiche per i nostri nipoti, in cui, l'hai già detto all'inizio, si dice che fra centinaia d'anni, o quanti saranno, non ricordo più i numeri, di Keynes, avremo risolto il problema dei bisogni essenziali e quindi dovremo proiettarsi verso un'altra dimensione, anche di carattere culturale, etico, eccetera. Io mi chiedo dove siamo. Ecco, il primo interrogativo che viene: siamo più vicini, più lontani? Cioè, qual è il nostro rapporto con i bisogni necessari e qual è il nostro rapporto generale con i bisogni superflui? In quale dimensione, diciamo così, poi voglio ritornarci perché poi tutto il saggio di Patrizi ruota attorno alla difficoltà di definire una volta per tutte questi concetti. Però ecco, dove siamo? E forse è difficile rispondere, perché quando Keynes scriveva, o quando, hai fatto benissimo a citare John Stuart Mill, 80 anni prima, sognava la stessa situazione, no? E diceva, dovremmo arrivare a uno stato stazionario in cui, che sarà benissimo, perché avremo sconfitto la miseria, la povertà, e i lavoratori che ora attualmente soffrono nelle fabbriche per un salario di fame, avranno tempo e disponibilità e magari anche qualche ricchezza in più per acculturarsi, e quindi sarà un momento di carattere ideale. Ecco, io mi chiedo dove siamo, no? Cioè, perché nel libro poi serpeggia questa difficoltà di definire, e probabilmente la difficoltà di definire è perché al tempo di Keynes, e ancor più al tempo di John Stuart Mill, lo si poteva definire probabilmente o in termini geografici, abbiamo le società opulente, le società povere, o in termini di classe, quindi sociali, abbiamo le classi povere e le classi ricche. Oggi sono frantumate le classi,
e dentro le varie società le contraddizioni e le disuguaglianze sono aumentate, per cui probabilmente è difficile anche focalizzare l'oggetto e quindi capire se è più urgente risolvere il problema della fame o se è più urgente, attraverso procedimenti anche di tipo produttivo ovviamente, quindi di rilancio del lavoro, dell'occupazione eccetera, o se è più urgente salvare l'ambiente. E quindi, e questo è un primo grande interrogativo. L'altro grande interrogativo è quello proprio dei rapporti tra felicità e bisogno. Ci ruota tutto il libro, l'intervento di Patrizia è quello più sistematico in questo senso, ma ci ruota un po' tutto il libro. E nasce dal paradosso tirato fuori dagli economisti, no? Quello del paradosso della felicità, per cui all'aumento della ricchezza statistiche dimostrano che poi quelli che diventano più ricchi non sono più felici, secondo altri criteri e secondo altri parametri. E ecco, di fronte a questo problema poi è ridiventato importante anche per la filosofia politica dei nostri decenni il tema della felicità, che tutto sommato era scomparso. Il tema della felicità era un grande tema tra 6 e 700, con la rivoluzione, cioè sul piano politico, con la rivoluzione francese in pratica si esaurisce, anche per gli eccessi giacobini nel voler realizzare il mondo felice, e a questo punto la felicità diventa problema privato, diventa per, se vogliamo, per un secolo e mezzo, diventa problema privato, non più pubblico sostanzialmente, lo ridiventa nell'ottica prima del welfare state, se vogliamo, delle società del benessere, che si cominciano a definire società del benessere, e poi con appunto queste osservazioni. E oggi molta cultura gioca attorno, filosofia politica, intorno al tema della felicità, rinnovandolo fortemente. Allora, la felicità, come qui gli interventi sono molto dialettici, l'hai già detto te, tutte le varie differenze di nozione, di collegare la felicità alla nozione di bisogno, tra l'altro anche con la grande difficoltà che evidenzia soprattutto Patrizi sul trovare veramente un metro oggettivo su dove finiscono i bisogni essenziali e dove cominciano quelli superflui di cui si potrebbe fare meno. Patrizi, tra l'altro, che mette insieme con grande attenzione Smith e Rousseau, tra l'altro nella ricerca dei due di come limitare la spinta individuale, la spirale dei bisogni, come è definita varie volte anche nel libro, Patrizi risale a Locke, giustamente in una nota, poteva andare anche più indietro, e questo lo suggerisco un po' a tutti, e di andarsi a rileggere qualche pagina del Leviatano di Hobbes o del De Homine di Hobbes, in cui c'è veramente l'esplodere come idea sul piano quasi demoniaco del rapporto della felicità del moderno. La felicità del moderno, scrive Hobbes, dell'uomo moderno, non ha nulla più a che vedere con quella dell'antico. Anche Epicuro, che esaltava, no, i beni materiali, eccetera, dov'era la felicità? Nell'aver soddisfatto un bisogno. Quindi la felicità è uno stato di quiete. Per Hobbes, affatto, la felicità sta nel poter continuare a desiderare incessantemente. E la vera felicità sta non nell'ottenere un bene e consumarlo, ma una volta che ha un bene, nel desiderare quello dopo. E questo aggiunge anche per tutta la vita. Allora, è questa l'antropologia moderna? Se è questa, non è solo questa, per fortuna, ma se è questa, nasce tutta la sfida. La parola tragica appare 2 o 3 volte in questo libro, tutta la sfida tragica tra l'espansione dell'individualità che comporta il valore della libertà e tutti i grandi poi momenti di tentativo di contenimento. Ci se ne erano accorti subito Bentham, un grande sostenitore dell'utilità individuale eccetera, a un certo punto ha scritto che il grande problema per un liberale, una volta riconosciuti i diritti, è come insegnare agli individui di non abusarne e quindi è di come limitare la libertà, come trovare il modo di limitare la libertà. Tutto sommato c'è una trama qui dentro, non detta forse, ma che spinge a quello con grande timore e paura, giustamente, di come si limita la libertà. Però tutto sommato ogni tanto appare che lasciare tutto all'individualità può creare tutta una serie di guai notevoli. Allora,
come si controlla questa possibile deriva, la spirale dei bisogni, eccetera, la si controlla certo attraverso l'educazione, il richiamo morale, eccetera. Io credo però che poi dovremmo anche tornare a pensare, e questo è un grande problema indicato in molti saggi, la disparità, per esempio, che ritorna spesso tra, tra un mercato globale e la sovranità politica, che diventa anzi sempre più limitata e sempre più ristretta. E quindi, però, ecco, io credo che un qualche ripensamento della sovranità politica e magari anche dell'idea che la politica sia anche uno strumento di educazione probabilmente andrà ripreso. Vi dico due cose semplicissime. In realtà mi sembra che questo libro faccia molto chiarezza su di, se c'è una cosa, diciamo, chiara, è la distinzione tra i bisogni e le esigenze. Nel saggio della Bettini si dice, si può dire che per una persona in salute fisica e psichica i bisogni sono finiti e le esigenze sono infinite, nel senso di potenzialmente illimitati, ma non è una spirale, direi che è la giusta posizione umana. No, voglio dire che probabilmente la distinzione tra bisogni primari, bere, mangiare, dormire, non morire, è importante che sia distinta da delle esigenze che possiamo chiamare, che non sono legati a bisogni di... E dov'è il confine? Ecco, le esigenze probabilmente non portano a spirali, ma a continui cambiamenti e trasformazioni anche personali e individuali, che non vanno per forza a detrimento degli altri, ma anzi, se in qualche modo si riscopre una dimensione collettiva di scambio tra diverse individualità che produce però ricchezza, non solo materiale ovviamente, ma in primo luogo altro. L'altra cosa che mi sembra molto chiara dal saggio di Longobardi, però qui un po' azzardo, è che quando chiedevi dove siamo, cioè siamo ancora alla lotta per la sopravvivenza o siamo alla costruzione del tempo libero che terrorizzava Keynes, no? In qualche modo Dredge era terrorizzato. Forse c'è un errore di fondo, dice Longobardi, nel senso forse è sbagliato pensare prima ai bisogni e poi alle esigenze, come è sbagliato pensare prima al corpo e poi la mente. Non so, ci deve essere un errore di fondo e mi sembra che è nell'aria di questo libro, per cui per quanto riguarda gli esseri umani, distinguere il corpo dalla mente, non essendo noi animali, forse poi induce ad un errore anche della scienza economica, cioè probabilmente quando si parla di uomini e quando si parla di soluzioni per gli uomini o per cambiare la vita degli uomini, il corpo e la mente devono essere trattati insieme, quindi non è che prima ci dobbiamo occupare di lavoro e poi di felicità, tu la chiami, io la chiamo, non so, realizzazione individuale, collettiva, quello che volete, della propria identità sociale, personale, affettiva, forse vanno di pari passo e l'esigenza di questo gruppo di economisti mi sembra sia quella, cioè di trattare insieme il corpo e la mente, perché forse per quanto riguarda l'essere umano sono due cose troppo legate, non esiste corpo senza mente, non esiste mente senza corpo. Mi sembra che la richiesta di Longobardi alla fine sia quella, cioè di superare questo dualismo dei due tempi, prima c'è una cosa poi c'è l'altra, forse meglio farli insieme. Invece, al professor Trigilia volevo chiedere, e mi allaccio alla conclusione del professore De Boni, che spesso l'economia si fa politica. L'economia in questo tempo è molto politica. Allora, che cosa vuol dire oggi neoliberismo? Cosa può fare l'economia per la politica? Come può aiutare la crisi? Ecco, qualche rapida considerazione su questo punto, che è un po' più vicino, diciamo, al tipo di lavoro che faccio solo economico, ma in qualche modo ci riporta all'interrogativo iniziale, cioè della possibilità di una teoria economica che in qualche modo non si limiti a cercare di capire la crescita quantitativa. Per farla breve, direi che anche attraverso questo libro, in qualche modo, viene fuori un interrogativo che
è molto evidente negli ultimi anni. Questo interrogativo ha a che fare con quello che noi potremmo chiamare il mistero del neoliberismo. Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire come mai, nonostante le difficoltà crescenti dal punto di vista dell'occupazione, della crescita del reddito stesso, delle disuguaglianze sociali soprattutto, come mai un complesso di idee tratte dalla teoria economica che hanno in qualche modo avuto l'egemonia, diciamo, negli scorsi 20-30 anni, continuano a essere tuttora diciamo ascoltate, praticate, individuate come possibile soluzione ai problemi di organizzazione dell'economia e della società. In un certo senso è un mistero questo. E come possiamo venirne a capo in qualche modo? Bisogna cercare dei motivi per cui questo accade. Io credo che il discorso naturalmente sarebbe lungo, io devo fare questa storia lunga piuttosto breve. Credo che un motivo fondamentale ha a che fare con una sorta di vincoli sistemici, chiamiamoli così, che le nostre società, diciamo soprattutto nel mondo sviluppato, adesso mi riferisco a questo, nel mondo occidentale, diciamo, vincoli sistemici che caratterizzano queste società. In che senso? Nel senso che diciamo, i grandi processi di internazionalizzazione dell'economia, quello che chiamiamo globalizzazione, hanno comportato dei cambiamenti evidenti negli scorsi decenni che sono andati in qualche modo a detrimento di quei sistemi economici che erano organizzati in modo da diciamo, accompagnare la crescita economica a una capacità di intervenire sulle disuguaglianze sociali, di tenere elevata l'occupazione e soprattutto, come viene ricordato anche nell'introduzione, di tenere in vita quella grande invenzione europea che è lo Stato sociale. In che senso questi processi di integrazione internazionale, che pure hanno avuto dei risultati importanti da un certo punto di vista, perché hanno permesso a milioni di persone che vivevano in aree diverse dall'Occidente di poter cominciare a consumare, ad avere un tenore di vita più accettabile. Però questo tipo di integrazione internazionale, dobbiamo essere consapevoli che ha avuto delle conseguenze e ha delle conseguenze molto evidenti nei paesi occidentali. Queste conseguenze sono quelle che, in qualche modo, per farla breve, minano, diciamo, una forma di organizzazione del mercato, se volete un capitalismo più regolato dal punto di vista istituzionale, più capace di incidere sulle disuguaglianze sociali, di tenere elevata l'occupazione, di offrire forme di protezione sociale. Perché questo? Perché sostanzialmente noi siamo in presenza di una situazione nella quale diventa più facile lo sciopero del capitale. Cioè, cosa vuol dire? Se io mi trovo in un paese che per mantenere un certo tipo di protezione sociale, di welfare state, di livello elevato di occupazione, deve ovviamente tassare, deve mettere una serie di vincoli dal punto di vista del capitale, degli investimenti, della proprietà delle imprese, tutto questo si trova oggi molto più di prima di fronte alla possibilità che diciamo, le imprese, gli investimenti, il capitale vadano altrove dove ci sono condizioni più vantaggiose. Questo è un punto importante che è stato messo in rilievo dalla letteratura che in qualche modo ha studiato i capitalismi comparati, appunto che cosa succede se l'economia viene organizzata in un certo modo o in un certo altro. Voi sapete che, per esempio, una distinzione che ha avuto molta fortuna negli anni passati è quella tra il capitalismo cosiddetto renano, cioè il modello tedesco, il modello in parte dei paesi scandinavi, e il capitalismo più tipicamente anglosassone, dove invece
l'organizzazione dell'economia è più direttamente basata sul mercato. Ora è evidente che la globalizzazione ha messo in discussione proprio quel tipo di capitalismo che era un capitalismo più regolato, quel capitalismo che vedeva un welfare universalistico più forte, più consolidato. Perché questa può essere una risposta al fatto che in qualche modo le idee neoliberali continuano a persistere nonostante i guai che dal punto di vista economico e sociale hanno generato? Perché è evidente che dal punto di vista degli stati nazionali il meccanismo di adattamento a questa situazione, basato su forme neoliberiste, è il meccanismo di adattamento più facile, proprio per quei motivi che citavo prima, cioè quello che ho definito sciopero del capitale, ma anche la minaccia data all'integrazione dei mercati finanziari internazionali di attacchi speculativi a quei paesi che ovviamente usano la leva tradizionale, le leve keynesiane, le leve della spesa pubblica in modo che può comportare dei deficit e che possono quindi attirare la speculazione. Questo dove ci porta? Ci porta a pensare che diciamo, il neoliberismo continua in qualche modo ad avere uno spazio di manovra, ripeto, nonostante le difficoltà, perché portare avanti delle idee economiche di organizzazione della società e dell'economia diverse presuppone qualche cosa, un requisito che invece le idee neoliberali non richiedono, cioè presuppone una capacità di maggiore governo sovranazionale. La difficoltà di un pensiero economico che oggi voglia appunto discostarsi nella pratica dalle idee, dai modelli neoliberali, nonostante i loro fallimenti, deriva dal fatto che l'onere che questo tipo di posizioni, che questo tipo di idee economiche applicate all'organizzazione dell'economia e della società deve sopportare è un onere molto più alto, perché si basa sulla capacità di organizzare una governance, come si dice, sovranazionale. Cioè diventa sempre più difficile avere un capitalismo più regolato, con un welfare decente, con livelli di occupazione, con un contrasto delle disuguaglianze sociali, senza che questo si proietti su una capacità di governance a livello internazionale e anzitutto europeo. E qui voglio spendere una parola sul discorso dell'Europa. L'Europa ha anche contribuito in qualche modo a questa situazione di persistenza del neoliberismo nonostante i suoi fallimenti. Perché? Perché l'Europa nei decenni scorsi ha in qualche modo determinato quella che è un bellissimo libro di qualche anno fa, uno studioso di politiche pubbliche tedesco, Fritz Schaff, ha chiamato integrazione negativa. Cioè l'Europa che cosa ha determinato? Ha determinato una integrazione negativa, nel senso che ha messo insieme il mercato europeo, quindi ha abbattuto naturalmente le barriere nazionali, le misure protettive di tipo nazionale, ha creato un mercato europeo, ha creato una serie di regolamentazioni del mercato, ma nello stesso tempo non ha consentito che a questa integrazione negativa, come lo chiamava Scharf, si sia accompagnata a un'integrazione positiva, cioè la capacità di regolare da parte degli stati nazionali, che non possono farlo più da soli, ma lo dovrebbero fare in una logica europea, il mercato e quindi poter proiettare su una logica sovranazionale i meccanismi di un capitalismo più regolato. Quindi mi sembra che da questo punto di vista diciamo, noi abbiamo degli esempi interessanti che ci permettono di capire un problema centrale, difficilmente risolvibile al momento, e cioè le difficoltà di una cultura economica, chiamiamola diciamo così di sinistra, che non è solamente una cultura dei partiti, dei movimenti socialisti tradizionali, ma anche di una certa area cattolica,
la difficoltà di questo tipo di cultura a elaborare, a mettere in campo delle idee che contrastino efficacemente il neoliberismo. Perché? Perché i vincoli sistemici, diciamo, facilitano un aggiustamento dei singoli stati senza che cresca una capacità di governance sovranazionale, facilitano un adattamento basato sui meccanismi e sulle idee neoliberali. Questo è qualcosa che, concludo, stiamo vedendo anche nel nostro paese in questo momento, nel senso che quello che si vede è appunto la difficoltà di elaborare una proposta politica che si discosti dalle idee tradizionali, e questa difficoltà nasce anche dal fatto che non vengono considerate adeguatamente quelle esperienze che in qualche modo hanno resistito di più in Europa, nonostante l'indebolimento di cui parlavo prima, all'attacco al capitalismo più regolato, che controlla le disuguaglianze sociali e sostiene l'occupazione. Mi riferisco per esempio al caso tedesco o al caso dei paesi scandinavi. In questi paesi, nonostante l'attacco, diciamo, di cui parlavo prima, c'è stata una resistenza maggiore che vale la pena di mettere in discussione, perché questa resistenza è stata legata al tentativo di dare una risposta, diciamo, ai problemi di sopravvivenza dello Stato sociale, della logica dell'occupazione, soprattutto attraverso una politica di innovazione. Quindi, concludo, diciamo, un'alternativa al neoliberismo è oggi molto difficile, proprio perché va costruita su una dimensione sovranazionale piuttosto che esclusivamente nazionale. Rivolte numerose domande, non so chi se le sente. No, prima i nostri autori non parlano mai, parliamo sempre di noi. C'è tutto quello portato. Va bene. Salve, sono Stefano Battoli, numero del libro. E sono stato tirato in ballo in diverse occasioni. La questione che mi sembra più sostanziale di tutti è sollevata dalla professoressa Granaglia, è il ruolo della disuguaglianza, mi sembra di capire, nella genesi della crisi americana. Il mio saggio su questo libro è un saggio su come è nata la crisi economica attuale, che, come tutti sanno, è nata negli Stati Uniti nel 2007 con la crisi dei mutui subprime. È una crisi che è nata dall'immenso indebitamento delle famiglie americane. Questo è il dato su cui sono tutti d'accordo. Gli americani si sono indebitati per una quindicina d'anni fino al Covid, i privati proprio, non si parla di famiglie. E questo debito è stato fatto per scopi di consumo. In sostanza, gli americani si sono comprati per 15 anni case più belle, più grandi di quelle che si potevano permettere e più belle di consumo di quelle. Perché? La sua risposta è disuguaglianza. È vero che il reddito mediano non è cresciuto negli Stati Uniti sostanzialmente in tutti i 20 anni. Stefano, quanti si è acceso? È vero che il reddito mediano non è cresciuto negli Stati Uniti negli ultimi 20 anni, e questo è dovuto al grande peggioramento della distribuzione del reddito, al grande aumento delle disuguaglianze. Il punto è se questa è una spiegazione, in che misura sia una spiegazione sufficiente. E in realtà quello che dobbiamo spiegare quando cerchiamo di capire quello che è successo in America sono alcune peculiarità dell'economia americana, in particolare io mi concentro su due. L'aumento delle ore di lavoro negli ultimi 30 anni, gli americani lavorano come matti e lavorano sempre più, e questo è una tendenza diversa da quella che c'è stata in Europa, dove le ore di lavoro sono lentamente diminuite. Sto parlando di quanto lavora l'americano medio e di quanto lavora l'europeo medio. L'altra peculiarità dell'economia americana è il declino della felicità, anche lì è diverso dall'Europa, perché
che in Europa la felicità non è declinata negli ultimi decenni. Allora il punto è, quanto l'aumento della disuguaglianza può spiegare tutto questo? Parecchio lo può spiegare, e su questo concordo con lei. Può spiegare l'aumento del debito, per esempio, attraverso un meccanismo di paragoni sociali. Se quello che è importante per la gente dal punto di vista del benessere non è tanto avere la macchina più grossa, ma averla più grossa del vicino o del collega, allora la crescita economica non funziona dal punto di vista della creazione di benessere, perché dà la macchina più grossa a tutti, la dà più grossa a me, ma la dà anche al mio collega, la dà anche al mio vicino. In un contesto di aumento molto rapido delle disuguaglianze, questi paragoni sociali esplodono. C'è gente che comincia a sentirsi molto più sfigata degli altri, che si stanno allontanando, guadagnano sempre di più, eccetera. E questo è una fabbrica di insoddisfazione, quindi funziona per spiegare il declino della felicità, funziona anche per spiegare perché la gente lavora sempre più in America. Se la mia pietra di paragone sono gente più ricca di me, che diventa sempre più ricca di me, io lavorerò come un matto per comprarmi più roba, per cercare di tenere il loro passo, keep up with the Joneses, se si dice in inglese, cercare di stare in passo nel signor Rossi. Non spiega tutto però. Non spiega tutto, per esempio, per quanto riguarda il debito, perché il debito privato americano è aumentato enormemente non solo nelle fasce di reddito al di sotto del reddito mediano, ma anche in quelle al di sopra del reddito mediano. In America si è indebitata fino al collo anche la classe medio-alta. Quindi qui la spiegazione dell'aumento della disuguaglianza non funziona più. Nel senso, funziona parzialmente per spiegare l'aumento dei debiti medio-bassi, delle fasce medio-basse di reddito, ma non funziona per spiegare l'aumento generalizzato del debito che hanno avuto gli americani. E questo aumento, vi ripeto, è per tutti finalizzato a comprare più beni di consumo. È per questo che io insisto sul fatto che il consumismo è una causa, sicuramente una concausa, complementare all'aumento della disuguaglianza, ma diversa. Allora, e poi c'è anche un'altra cosa che non spiega la disuguaglianza, altro fenomeno molto peculiare degli Stati Uniti, il crollo del cosiddetto capitale sociale o beni relazionali, è la qualità delle relazioni tra le persone. Gli economisti pensano normalmente che più capitale sociale voglia dire più crescita, fondamentalmente per un meccanismo di fiducia, no? Se la gente si fida, tutte le transazioni costano meno, ci sono più transazioni, il prodotto interno lordo cresce di più e questo è un motore della crescita economica. In realtà quello che osserviamo negli Stati Uniti negli ultimi 30 anni è una crescita vivace accoppiata con desertificazione letterale della società, incluso la fiducia tra le persone è crollata e tutti gli altri indicatori che abbiamo della qualità delle relazioni tra le persone sono tutti in peggioramento. Perché? Allora, qui c'è la mia spiegazione del consumismo americano e ve la dico in due parole, molto semplicemente. I soldi servono in un mondo in cui i legami sociali si disfanno, i soldi offrono una protezione reale alle persone. E vi faccio degli esempi. Negli Stati Uniti quali sono i settori dell'economia americana che sono cresciuti più vivacemente negli ultimi decenni? Prima di tutto il settore della sicurezza. In America il 20% della forza lavoro è impiegato o per sorvegliare qualcun altro al lavoro, supervisore sul lavoro, o in forma in qualche modo di pulizia, guardie giurate, guardie private, guardie carcerate. Il settore dei conti, il settore del controllo degli altri è diventato un settore enorme dell'economia americana. Una persona su cinque quasi fa questo lavoro in America. Questi sono settori che esplodono quando crolla la fiducia tra le persone. Se non ti fidi di qualcuno puoi pagare qualcun altro perché lo controlli. La sanità veniva menzionata. La spesa sanitaria americana è più del doppio del secondo paese nel ranking della spesa sanitaria del mondo, cioè gli americani spendono almeno il doppio di qualunque altro paese in sanità, è una spesa che continua a crescere, assorbe cifre assurde del prodotto interno nordamericano, ma quello che gli epidemiologi sanno perfettamente è che la determinante più importante della salute della gente è la qualità delle relazioni. Questa è una cosa che probabilmente vi sorprende, ma questo è un risultato super consolidato in economia. E quando le relazioni tra le persone declinano, quando si espande la solitudine, diventa un problema di massa che riguarda milioni di persone, la gente si ammala. La salute della gente tende a peggiorare. Quello che vi sto facendo tutti esempi che tendono a dimostrarvi questo,
che vivere in una società in cui i legami sociali si disfanno è estremamente costoso. Altro settore esploso negli Stati Uniti, il cosiddetto home entertainment, cose di cui ci siamo anche noi riempiti le case, no? Mega home theater, mega TV a schermo piatto, DVD, giochetti per il computer di ogni tipo, PlayStation per passare il nostro tempo in modo piacevole in casa. Questa è la morte del carattere sociale del tempo libero. E il tempo libero viene privatizzato. Quando il tempo libero diventa una questione privata, esplodono questo tipo di spese. Altro settore super trainante dell'economia americana, l'edilizia negli ultimi 20 anni. Le città americane sono praticamente raddoppiate negli ultimi 20 anni, e il modello che è stato seguito per raddoppiarle in estensione, intendo, è stato quello dei sobborghi. Ce l'avete presente, quelle casette monofamiliari o il giardino d'intorno che si vedono in tutti i film? Quello è il modello su cui sono state espanse le città americane, ma quello è un modello determinato dalla paura, perché sono le classi medie che se ne vanno dal centro di città, che sono diventati pericolosi, e se ne vanno in queste specie di ghetti per classi medio ricche, che sono molto sorvegliati e ovviamente molto più facilmente sorvegliabili dei centri urbani in cui vivi a contatto con i gruppi etnici che i crimini li commettono. D'altra parte, questo tipo di cose, tipo la suburbanizzazione si chiama, cioè vivere in questi sobborghi, creano un bisogno di vite costose, perché sono posti in cui senza macchina non fai assolutamente niente, non passi il tempo libero, non ti compri nemmeno niente perché devi andare al centro commerciale per comprarti la roba. Creano dipendenza dall'automobile, creano solitudine perché sono luoghi assolutamente solitari, non sono fatti per far incontrare la gente, non ci sono nemmeno i marciapiedi, la gente non ci cammina in questi posti qui. Quello che vi sto dicendo è che tutti i settori in cui l'economia americana è cresciuta in questi 20 anni sono chiaramente settori che rispondono a un declino della qualità delle relazioni tra le persone. E la conclusione è molto semplice: tutto questo intanto ci dovrebbe consigliare a non considerare il prodotto interno lordo un indicatore di benessere in nessun modo. È un indicatore di benessere se l'economia cresce per qualche buon motivo. Se l'economia cresce, come è successo negli Stati Uniti, perché le relazioni tra le persone si disfanno, allora non è un buon indicatore di benessere. Mi state seguendo? Non so se sto andando troppo veloce. E quello che vi sto dicendo poi è che questo tipo di spiegazione ha un'importanza chiave, perché è la spiegazione del consumismo americano. E dal consumismo americano non si può prescindere, nonostante l'importanza della disuguaglianza, nello spiegare la crisi economica attuale. E tutta questa storia ve la riassumo in una battuta: come si fa a creare una società di consumatori compulsivi? Prima di tutto li facciamo crescere isolati socialmente, e se li facciamo crescere isolati socialmente avranno un'identità fragile, perché l'identità tra le persone, l'identità si crea sempre in confronto con gli altri, e gente isolata socialmente l'identità non la sviluppa nel confronto con gli altri, la sviluppa con i media, che ti propongono altri tipi di modelli, cioè tutta gente molto figa, molto bella e molto ricca. Quindi gente che sviluppa la propria identità in questo modo avrà identità fragili, le identità fragili avranno problemi di autostima. E c'è un modo fantastico e super collaudato per risolvere i problemi di autostima: ti compri un bel macchinone, una bellissima casa, tutte le mattine te li guardi e ti diranno che se questa è una società sei socio pure te. Grazie. Il meccanismo che tu descrivi del saggio che hai riassunto qui è molto interessante, poi per i sociologi naturalmente è pane, quindi sono molto interessanti. Mi chiedo però quanto spazio tu daresti in questa spiegazione, questa è una spiegazione soprattutto dal lato della domanda, cioè meccanismi che attraverso quello che tu descrivi aumentano il consumo anche come forma di compensazione rispetto a una trasformazione delle relazioni sociali. Ma quanto peso daresti nella spiegazione poi di quello che succede a questo fenomeno che ricordava prima Elena Granaglia, di cui hanno parlato diversi con il Crouch, per esempio, di privatizer, keynesianism, cioè dire l'offerta, il fatto che c'è un sistema finanziario poco regolato o deregolato, con capitali che affluiscono da tutto il mondo e quindi con la necessità
di utilizzare questi soldi creando degli, inventandosi degli strumenti che favoriscono, diciamo, l'indebitamento. Che peso dai tu al lato dell'offerta nella spiegazione di questo? È una condizione, quello che dice lui, cioè l'abbondanza di credito in sostanza, perché la gente si è debitata fino a quello perché il credito ce n'era tanto. Non solo l'abbondanza ma anche le modalità attraverso cui uno può erogare. Certo, la facilità di accedere al credito, oltre all'abbondanza, tassi di interesse bassi, gli scarsissimi requisiti di assolvibilità che venivano richiesti ai debitori americani. Tutto questo è una condizione necessaria. L'altra cosa che vi ho raccontato è semplicemente la precondizione perché questa accada. Poi ci vuole l'altra condizione, che è un mercato del credito che offre credito effettivamente. Quello che vi ho raccontato è la creazione della domanda di credito, perché la gente vuole spendere, vuole consumare e quindi se il credito c'è lo usa, però bisogna che il credito ci sia. Quindi la mia visione di questa, della crisi economica attuale è in sostanza l'incontro di due condizioni: l'estrema disponibilità degli americani a spendere e indebitarsi e l'estrema disponibilità del mondo a prestare i soldi agli americani affinché si indebitassero. Quindi sono due condizioni, sono le due necessarie. Voglio sapere una cosa, due sono piccole cose. Allora, un conto è dire che noi siamo infelici o che comunque soffriamo di malessere, quindi una prospettiva più gentilista, quella di utilizzare il tema sempre. Io sono d'accordissimo su questo, cioè che questa crescita generi tutti questi fenomeni negativi, d'accordissimo. La questione è dove mettiamo il fuoco. Molti di quegli risultati, cioè basso capitale sociale, basso senso di soddisfazione personale e così via, crimine, allora, derivano dalla semplicemente, cioè è il troppo consumo la causa principale o c'è qualche cosa dietro? Quello che io volevo mettere in evidenza è che dietro anche alcune delle cose che sono state dette adesso stanno potentemente alcune tendenze della disuguaglianza. Perché si indebitano anche le persone sopra i lavoratori mediani? Molto semplice, perché come ho detto prima, la crescita negli Stati Uniti, nel paese analizzato, una crescita che è andata negli anni d'oro al 62% all'1% più ricco e negli anni attuali al 92%, quindi gli altri più o meno sono rimasti uguali e gli altri sono peggiorati quelli sotto, quindi cioè, non è che si sia diffusa nel 50% superiore. L'aumento, diciamo, anche lì è vero che c'è un problema posizionale, la ricorsa a chi è parte di Jones, è vero, c'è un problema posizionale, voglio la macchina più grande. Però anche a parità invece di, non voglio le stesse cose, voglio per i miei figli l'istruzione per una banalissima e importantissima uguaglianza di opportunità, il costo dell'istruzione negli Stati Uniti negli ultimi anni è aumentato a dei tassi elevatissimi. Nelle college pubbliche del 60% ad esempio negli ultimi 15 anni, nelle scuole private del 43%. Di fronte a queste cifre è chiaro che diventa faticoso, non a caso quando nasce l'indebitamento. L'indebitamento nasce quando Clinton fa il pareggio di bilancio, quindi comunque c'è anche connessione poi con le politiche macroeconomiche, ma su questo lascio perdere. Il crimine e il capitale sociale, finisco, non può avere, sicuramente ci sono quelli, è un bel saggio, quindi è chiaro, l'ho già detto che è un bel saggio, semplicemente cerco di mettere fuoco anche su altre cose, crimine e capitale sociale che si depaupera, benissimo, il crimine e il capitale sociale che si depaupera, però possono essere spiegati anche di nuovo con una crisi delle disuguaglianze, con, pensate, capitale sociale, noi abbiamo assistito a seguito anche dell'incremento delle disuguaglianze negli Stati Uniti a un potentissimo fine di sobbordinisti per le classi medie e abbiamo invece, adesso il dato l'ho cercato in Dropbox quando cercavo di leggere prima ma non l'ho trovato, non è che se cercavo questo dato non l'ho trovato, quindi non mi ricordo esattamente il numero. Però c'è un bel lavoro del due sociologi americani che ho appena letto, che ci fa vedere come negli ultimi 30 anni i quartieri misti siano sostanzialmente scomparsi, mi esagero, comunque molto diminuiti negli Stati Uniti e grande polarizzazione, quartieri ricchi che si devono difendere con tutte queste cose e quartieri poveri dove si invece attaccano l'un l'altro. Meno capitale sociale, quindi poi di fronte a questo magari non togliete il fermento la televisione la sera che ho una piccola, diciamo, uscita, però quindi per me, quindi sono d'accordissimo con molte cose che hai detto, però a fronte di questa anche compensazione delle spese private
nasce questa compensazione perché c'è questa tendenza molto forte alla disuguaglianza per me. E siccome è molto spesso è complicato andare a dire tu non consumi questo perché rischi poi di combinazioni di interferenze con la libertà, andare a giocare invece su alcuni, non tutti, alcuni fenomeni strutturali, oltre all'importanza dell'educazione, tu dicevi che questo è vero, quindi agire sui fenomeni strutturali che ti, diciamo, come dire, alimentano questa domanda di consumo come compensazione, mi sembra un po' più semplice, mi sembra un modo, come dire, lo senso non è così semplice, se non l'avremmo fatto, comunque un modo per intervenire. Dunque, qualche anno fa avevo detto che Elena Granaglia mi ci aveva tirato per i capelli, adesso non lo posso dire più. Da fine studioso ho ovviamente colto il punto critico del mio intervento, io intendo solo un po' delucidare brevemente senza essere in grado di, come dire, di tranquillizzare i suoi dubbi. Comunque, la faccenda dal mio punto di vista, è abbastanza diretta ed è questa. Molta parte della discussione che noi vediamo sulla faccenda dei bisogni, quale problema definitorio, è un problema del tutto irrilevante per il punto centrale oggi qui in discussione, che è quello di sapere, diciamo così, a livello di politiche pubbliche, ma anche a livello di individuale, dove andare a parare, dove condurre i sistemi economici e i sistemi politici. Perché il problema della definizione di bisogni, pur essendo importante, non è per noi rilevante? La definizione di bisogni è rilevante solo nel momento in cui lo si vuole usare una definizione a fini di politiche pubbliche, altrimenti è del tutto irrilevante. A me, io la mattina non mi definisco i miei bisogni, li sento, non li sento, ma quello è tutto. È solo nel momento in cui entra l'altro che noi definiamo i bisogni. E questo è un punto essenziale perché spiega il perché interviene quello che io lì ho chiamato potere, che può essere un'espressione infelice però, perché non necessariamente sono relazioni di potere. Relia, quando, come dire, ha quella sorpresa di fronte alle figlie, non ce l'aveva qualche tempo prima. Perché? Ma non aveva bisogno di giustificare i suoi bisogni. Perché? Ma erano automaticamente soddisfatti, non perché lui avesse il potere economico di soddisfarli, ma perché non c'era un'autorità alla quale doveva giustificarli. Adesso li deve giustificare alle figlie se vuole che siano soddisfatti. E per giunta sono bisogni non di mercato, sono bisogni di affetto, di amore, quindi qualche cosa che lui giustamente si aspetta, ed è l'elemento delle politiche pubbliche, ho chiuso, perché delle siamo tutti contenti, no? Perché le politiche pubbliche continuano, come dire, mostrano sempre di più un senso di limite e di inadeguatezza? Perché non contengono esattamente quel riconoscimento di dignità personale che l'individuo assistito, e infatti li chiamiamo assistiti, non li chiamiamo in altro modo, li chiamiamo assistiti, e loro si sentono, noi tutti ci sentiamo assistiti. Chi di noi non ha percepito il cambiamento netto di autorità che c'è quando entriamo in un ospedale? Entrati come pazienti o entrati come visitatori, noi tutti percepiamo un cambio radicale di autorità. Eppure stiamo parlando lì evidentemente di un momento, di un bisogno collettivamente riconosciuto, quindi non è neanche riconoscimento in discussione lì. Chiudo questo per dire brevemente dove voleva il mio saggio andare. Il mio saggio andare voleva aggiungersi un po' a quella discussione che Bartolini adesso ci ha ricordato, cioè la faccenda della disuguaglianza. Aggiungendo questo, che c'è un elemento di disuguaglianza che forse, io lo chiamo disuguaglianza ma forse non è così, che forse è innato nell'uomo, e cioè l'uomo ha un senso di disuguaglianza tra le sue capacità e il fine della sua vita. Lui non riesce a mettere queste due cose insieme, non riesce a dargli una risposta, e
in modo illusorio, i consumi forse forniscono parte di quella risposta. E questo è il piccolo, diciamo, aggiunta che facevo. Grazie. Sì, lasciami dare la parola. Volevo fare due domande, una agli autori e quella agli lavori. Perché tutto il discorso di Bartolini secondo me rende un po' facile un'impostazione comune che a volte ho colto, e cioè il consumismo, il paradosso della felicità, è una cosa che dovrebbe rendere molto semplice secondo me la messa in discussione dei due tempi e del pensare o al corpo o alla mente. È talmente evidente il fallimento, basta andare in Veneto, non per forza in America, o guardare il tasso dei suicidi, o tutti voi avrete un amico ricco che non è per niente felice, cioè secondo me il paradosso della felicità è facilmente dimostrabile, non so come dire. L'altra cosa è una curiosità personale, voglio sapere se Bartolini ha trovato delle risposte nei saggi dei suoi colleghi, perché forse delle risposte ci sono. Per esempio io credo, contrariamente a quanto diceva prima Patrizia, che in realtà alcune definizioni sono importanti, perché secondo me non è un bisogno desiderare l'affetto delle proprie figlie, proprio perché non c'entra niente il potere, proprio perché non c'entra niente il bisogno che è mangiare, bere, dormire, non essere malati, andare in ospedale, essere curati. Desiderare l'affetto, rendersi conto di non avere l'affetto delle proprie figlie, magari non deve essere definito bisogno, ma un'esigenza. Io se mia figlia Sofia non mi volesse bene, mi dannerei l'anima, ma diciamo non avrebbe nulla a che fare con il mio avere fame, sete, sonno o rabbia. Non so se mi spiego. Invece alcune definizioni che vengono date, bisogni finiti, esigenze infinite, che forse corrisponde a vita, fine. Effettivamente uno vivendo non ha un fine, almeno io non ho un fine ultimo, ne ho tanti, si rinnovano. A volte non sono fini, sono momenti di realizzazione che poi ne comportano subito altri, ma quello lo trovo una caratteristica molto umana, ecco, questa era solo un'impressione. Poi a voi, ecco. Anche gli autori secondo me dovrebbero intervenire. Niccolò, vuoi? Per ora no. Un tentativo che secondo me c'è nel libro, forse va sottolineato l'impronta che hanno dato i curatori fin dall'inizio quando ci hanno proposto questo lavoro, e chiederci se c'è qualche nesso fra questi aspetti che ha descritto così bene Bartolini adesso, che stiamo discutendo, eccetera, e la visione dell'uomo che è alla base della teoria economica. Se c'è un discorso proprio di teoria, di cultura alla base dell'economia, che ha in qualche modo a che vedere con queste cose che succedono poi, allora, e qui credo che il saggio di Anna Bettini sia centrale nel libro, questo punto è importante, ma gli studenti che hanno fatto microeconomia lo vedono fin dall'inizio, no? Con microeconomia come teoria delle scelte razionali, di tipo assiomatico, si stabiliscono alcuni assiomi sul comportamento umano, e i due più importanti è che l'essere umano è un soggetto razionale, cioè si spiega tutto in base alla scelta razionale e al perseguimento di determinati obiettivi con un calcolo razionale. E l'altro è quello della non sazietà, quello su cui il saggio di Anna Bettini si diffonde. Ora, questa teoria dell'uomo, che è un uomo perfettamente razionale, che persegue il proprio interesse individuale ed è continuamente insoddisfatto, ma non insoddisfatto di relazioni umane, di realizzazioni, di cultura, di arti, insoddisfatto di beni materiali, insoddisfatto di beni di consumo, secondo me c'è qualche nesso con questo che poi dopo. Con questo che dopo è successo con gli sviluppi del capitalismo, cioè non è rilevante la teoria, non è rilevante la visione dell'essere umano che è alla base della teoria economica, non è qualche cosa
se voi, c'erano alcuni economisti che minimizzano, dicono, vabbè, questa è l'ipotesi più semplice, in fondo gran parte delle decisioni degli esseri umani sono basate da un tornaconto razionale, perché quella è la gran parte della vita umana, quindi fare questa ipotesi che l'essere umano appunto sia razionale, calcolatore, abbia interessato, è una semplificazione che funziona e comoda perché ci consente di creare una teoria che abbia una portata esplicativa, no? Sul piano descrittivo ci dico qualche cosa, perché la motivazione fondamentale rimane quella, è chiaro che poi dopo a un certo punto ci sono anche altre dimensioni dell'essere umano, però quelle che possiamo trascurare, l'importante è vedere l'essere umano in questo modo e questo ci consente di avere una portata descrittiva, una portata sul piano dell'economia positiva, no? Ora, questo è già discutibile, se su queste basi si possa costruire una teoria che ha una capacità descrittiva buona. Ma il peggio è che gli economisti vogliono fare di questo modello del comportamento umano un modello normativo, cioè questo è evidente. Cioè se gli uomini non si comportano così, però dove devono comportarsi così? Cioè c'è un aspetto che è prescrittivo, che è stato diffondere una cultura secondo la quale perché le cose funzionassero bene gli uomini dovevano comportarsi così. Cioè la favola delle api di Mandeville che è ripresa come diciamo motivo della collana, è evidente, insomma, se gli uomini non sono egoisti, autointeressati, razionali, le cose socialmente non vanno bene. Cioè il collante per fare andare funzionare un sistema economico, riuscire ad allineare a livello sociale e a livello collettivo questi comportamenti individuali è quello. Allora io credo che questo invece sia da mettere in discussione, no? Il discorso che ha richiamato Ilaria su Keynes è interessante sotto questo profilo, leggere quel saggio di Keynes, perché lì è evidente che cosa? Primo che Keynes effettivamente anche lui aderiva a questa visione che puntare su queste caratteristiche dell'essere umano fosse importante per lo sviluppo del capitalismo, cioè che fossero quei valori che fanno funzionare il capitalismo, no? Quindi questo aspetto diciamo normativo, comportatevi così perché così le cose vanno bene, c'era, però in lui era perfettamente evidente che si trattava di una visione assolutamente limitata, strumentale a una certa fase di sviluppo delle forze produttive e che poi nel futuro dell'uomo non doveva basarsi su questo, ma dice questa cosa che è veramente straordinaria, dice queste che sono per esempio il lavoro, il desiderio del guadagno fino a se stesso, è un valore estremamente importante lo sviluppo capitalista nella società, quella che appunto vedeva che è stato giustamente quello richiamato anche le assonanze con il nostro, questa società futura in cui tutti questi bisogni materiali saranno soddisfatti, queste che sono qualità, che sono valori nell'ambito della fase di crescita di sviluppo capitalistico diventeranno quello che sono, cioè una malattia mentale, cioè mental disease. Sono malattie mentali che però hanno una certa funzionalità in una certa fase storica, ma in futuro diventano. Invece quello che purtroppo non è successo è che non siamo andati verso questo stato, diciamo, di soddisfazione dei beni materiali, di poter pensare ad altro, per cui questo appare come una malattia mentale, ma è stato riproiettato a livello sempre crescente questo stesso modello, no? Che poi si unisce con il discorso della finanziarizzazione che fa nel saggio di Andrea Ventura, si unisce con questo. Io penso di tanto, ma mi chiedete mai perché la Cina, in Cina non è stato pensabile un modello di sviluppo capitalistico diverso da quello che hanno seguito, cioè hanno ripercorso esattamente quel capitalismo diciamo distruttivo nei confronti dell'ambiente, quel capitalismo che aveva visto Marx nell'Inghilterra dell'Ottocento, l'inquinamento, lo sfruttamento portato a limiti estremi. Con questo la Cina aveva tutte le possibilità, aveva un regime politico che poteva consentire di fare altre scelte, aveva risorse naturali enormi, aveva una forza demografica spaventosa, aveva energia pulita perché c'era una forte energia idrica, c'erano tutte le possibilità perché in Cina si prendesse un'altra strada rispetto a quella. Perché in Cina si è ripercorso esattamente lo stesso percorso che si è percorso in Europa tra la fine del Settecento e l'Ottocento? La domanda è, ci sono dei fattori culturali in questo?
Cioè questo modello che gli economisti ci hanno imposto, non c'è una responsabilità in queste cose qui. Questo aspetto, diciamo, di carattere normativo del modello dell'uomo razionale, egoista, autointeressato, perfettamente razionale, perfettamente calcolatore, ha qualcosa a che vedere con questi sviluppi qua. Credo che l'idea del libro sia questo, cioè la discussione ampia del concetto di non sazietà che fa Anna Pettini, che è legato, esattamente legato, il concetto di non sazietà è la base microeconomica del discorso del PIL. Il discorso della crescita di usare la base microeconomica sono assolutamente corrispondenti, no? È la stessa cosa, diciamo, metodologicamente, ipotizzare la non sazietà a livello del comportamento individuale e a livello degli aggregati, misurare tutto in termini di crescita dei PIL, è esattamente la stessa cosa. Ora, il messaggio di Pettini si mostra come da punti di vista, cioè che ci sono, e queste ipotesi qua, per un cultore di altre discipline, un cultore di psicologia, di psichiatria, eccetera, è assolutamente ridicola. Cioè l'ipotesi esplicativa della razionalità della probabilità è una cosa assolutamente povera, assolutamente ridicola, no? Ma ha avuto una portata, diciamo, di tipo ideologico, di tipo normativo, e secondo me impressionante. E quindi il discorso di una revisione culturale, di un ripensamento culturale, quando Ilaria diceva la rifondazione antropologica, e ripensare questo modello di comportamento umano che è sottostante il... anche all'intervento appena sentito. No, è rapidissima ed è questa. No, faccio ad Andrea, perché Andrea ha una parte più avanti del suo saggio, cioè l'assurdità di un mondo in cui denaro produce denaro senza mai trasformarsi in qualcosa di nemmeno passando per molti attraverso il consumo. L'obiettivo è proprio denaro, che è tipico del capitalismo, e quindi le grandi ricchezze, eccetera, che tra l'altro sono presenti anche in Keynes, se non sbaglio, non è mai stato citato, ma l'ultimo capitoletto del trattato, invece, no? In cui c'è anche la figura del grande ricco, e cosa ce ne facciamo della grande ricchezza? E poi l'interrogazione di Keynes, invece bisogna mettere un po' ai margini, appunto, della guida, poi lasciamo gli soldi, perché, ecco, perché questa viene la domanda, perché c'è qualcuno che si soddisfa solo avendo tanti soldi, e se gli lasciamo tanti soldi forse non crea altri danni ai suoi simili. Mi pare una frase di cose che abbiamo molte incarnazioni al contrario, per cui sappiamo che anche chi ha tanti soldi e continua a far soldi ugualmente angoscia i suoi simili. Però al di là di questo, e magari i tre soldi. No, ecco. Allora, diamo proprio assolutamente per scontato che i grandi ricchi sono infelici? Paperon dei Paperoni è infelice? Non lo so se è infelice proprio. No, o non c'è una dinamica della felicità per alcuni? Guarda, ogni ricco è diverso dall'altro. No, che qui trattiamo come una patologia, ma quelli sono convinti di essere malati. No, secondo me non è la ricchezza. Non è la ricchezza. Questo posso fare una battuta: la ricchezza non fa la felicità, ma sicuramente non lo fa neanche la povertà. No, il problema non è tanto il fatto di essere ricchi, ma è la motivazione che c'è dietro, cioè il perseguimento della ricchezza che fa magari un discorso. Perché chi ha già tantissimo e persegue di continuo questo principio di non sazietà, di fatto è una persona che indirizza la sua finalità verso degli obiettivi che non sono quelli di realizzazione di se stesso, ma sono di potere, di ostentazione, un qualche cosa di socialmente, come dire, distruttivo, che però nello stesso tempo noi non abbiamo come cultura il senso del rifiuto, perché alla fine nella cultura quello è un figo, invece no, è un poveretto, diciamo, no? Cioè, è l'esempio più classico, è la famiglia Agnelli, che ha un figlio suicida, un altro trovato in un albergo con un travestito, probabilmente e l'ultimo operaio degli Agnelli è meno infelice di quella famiglia che ha prodotto quel tipo di cultura. Quindi una domanda su che cosa, non sulla ricchezza di per sé, ma su che cosa significa un gruppo sociale che persegue quello come fine della propria esistenza. E io mi volevo ricollegare anche al discorso che faceva Ernesto e alla cosa che diceva Anna, perché
E praticamente, andando avanti nel lavoro di questo libro, poi alla fine mi sono chiesto, uno dei nuclei su cui bisogna battere, secondo me, è proprio il modello del comportamento razionale, cioè l'uomo economico. E l'uomo economico, scusate, l'uomo economico che è distruttivo. Però noi sull'uomo economico non ci possiamo fare molto, però possiamo vedere in che misura quel modello corrisponde a qualche cosa, in quella misura quel modello dell'uomo economico che noi insegniamo agli studenti è una cosa utile oppure una cosa distruttiva. Io penso che il discorso anche che faceva Carlo su questo dominio, su questo mistero del neoliberismo, probabilmente questo mistero è collegato a vari elementi. Uno è che il capitale, ha avuto l'astuzia di costituzionalizzare quello che è stato in un momento, negli anni 80 e negli anni 90, il suo potere, e l'ha tradotto in un modello di istituzioni che poi alla fine fanno sì che non si possa uscire da quel quadro teorico, da quel quadro costitutivo. Per cui la Banca Centrale Europea, una serie di istituzioni europee sono state fatte apposta affinché non se ne potesse più uscire. Mentre in America arriva un cambio del governatore della Federal Reserve e quello può cambiare le politiche economiche, noi non possiamo cambiare le politiche economiche perché ce l'abbiamo per Costituzione che la Banca Centrale Europea deve fare del tipo di politiche. Draghi sta nelle teste perché vorrebbe fare altro e non lo può fare perché è la Costituzione. Quindi hanno avuto questa astuzia di dire adesso abbiamo il potere, lo mettiamo come fatto costituzionale. Però su questo noi non ci possiamo fare molto, perché siamo qui qua. Cioè, però possiamo in qualche modo come teorici andare a vedere in che misura la teoria economica che ha dominato negli ultimi 40 anni, che noi riproduciamo di continuo, perché noi abbiamo tutti i testi che insegnano quello, abbiamo testi che insegnano l'economico, il principio del liberalismo, l'efficienza del mercato, eccetera, in che misura noi continuiamo a riprodurla insegnando quel tipo di teoria, perché alla fine diventa questo che facciamo, no? Allora, uno dei punti di attacco, secondo me abbastanza forte, è quello del modello dell'uomo economico. Perché? Perché c'è il ruolo che diceva Ernesto, cioè non è solo un discorso di costruire un modellino che utilizziamo quando dobbiamo fare delle formule matematiche quello che, o giocarci un po'. Noi insegniamo agli studenti che quella è la realtà umana. Cioè io mi ricordo con Anna, abbiamo beccato un libro di... che poi è Krugman e Wells, che a un certo punto, sì, quello che è un vecchio testo, che a un certo punto dice, fa un esempio dei topi, no? Che rispondono a stimoli, della fame, della sete, eccetera, e poi dice, se i topi sono razionali, possono gli esseri umani essere da meno? E gli studenti del primo anno si trovano un testo in cui ti dice che tu devi comportarsi per essere per il bene, che la razionalità ti devi comportare come un topo. E questa cosa secondo me, è devastante sul piano culturale, a parte che è falsa sul piano, della rappresentazione di quello che sono gli esseri umani. Altra cosa, che andrebbe vista, ad esempio, cioè che il modello dell'uomo razionale è falso, ad esempio, lo dice, non lo diciamo noi, lo dice un autore che è Hahn, nel 1993, negli anni 90, scrive un saggio in cui dice perché sono neoclassico. E lui, fra le ipotesi, perché è neoclassico, ci mette uno l'individualismo metodologico, due la tendenza all'equilibrio dei mercati e tre l'ipotesi del comportamento razionale. E poi dice, il comportamento razionale si sa che è falso, perché gli esseri umani hanno altre motivazioni, altre cose, però siccome serve per la teoria, io l'assumo come vero. Sono arrivare a poi che uno scienziato può ragionare in questo modo, cioè siccome serve per la teoria, però so che è falso, io l'assumo come fatto vero. Così, cioè è una cosa terribile. E l'altra cosa altrettanto terribile è quando alcuni autori, in particolare di matrice cattolica, cercano di modificare il modello del comportamento razionale inserendo nella funzione di utilità i beni relazionali. Per cui loro dicono, non è che si massimizza il bene economico, quello che mangio, la grandezza dell'appartamento, eccetera, ma massimizzo una funzione di utilità in cui ho beni economici e cosiddetti beni relazionali, che sono quelli che Bartolini segnalava come vengono distrutti da questo sviluppo economico degli Stati Uniti, no? Anche qui abbiamo l'idea che a questo punto gli uomini massimizzano, sempre massimizzatori sono e sempre razionali sono, solo che mettono sullo stesso piano l'utilità che gli viene dalla moglie, dai figli, dalla grandezza dell'appartamento, dal conto in banca, fa un gran polpettone in cui c'è il principio della massimizzazione, però non è in senso stretto, ma comprende, ecco,
Anche in questo caso siamo, diciamo, nel campo della patologia mentale, perché basta prendere il titolo di un libro di Sachs che dice l'uomo che scambiò sua moglie per un cappello, e questo è il modello del comportamento razionale quando si tenta di mettere delle cose che sono su un piano completamente diverso dentro un unico polpettone, per cui abbiamo gli uomini che sono razionali. Invece noi abbiamo preso un'altra strada, che è quella che suggerisce il professor Fasoli, la distinzione tra bisogni ed esigenze, in cui qual è la cosa nuova? La cosa nuova è che il piano dei bisogni corrisponde a dei criteri di razionalità e il piano delle esigenze invece esce dalla razionalità perché è realizzazione delle persone. Quindi sulle esigenze c'è sì la tendenza all'infinito, a cercare qualcosa di nuovo, a realizzare sempre se stesso, a capire delle cose, eccetera, però questo piano, che malamente può essere considerato come massimizzante, non è razionale. Mentre il piano dei bisogni, che non massimizza, perché massimizzare i bisogni è un assurdo, semmai vanno ottimizzati o minimizzati i bisogni, non massimizzati, lì sì valgono i criteri di razionalità. Però appunto è una razionalità legata agli oggetti materiali, a quello che mi serve. È una razionalità che, come diceva prima Elena in precedenza, ovviamente è storicamente condizionata, perché non è solo mangiare, dormire, eccetera, ma c'è un'evoluzione sociale, per cui ad esempio il cellulare finisce per essere un bisogno. Ma perché è un bisogno il cellulare? Perché diventa un mezzo per realizzare il rapporto sociale, la socialità. Allora il nostro sviluppo economico ci porta a dire sì, prima il cellulare non è un bisogno, poi tutti hanno il cellulare, a quel punto se io non me lo compro sono un isolato e sono ostacolato a realizzare il rapporto con gli altri, però sempre mezzo, sempre un mezzo, non è un fine avere due cellulari, avere tre cellulari, non rientra nel principio di non sazietà che diceva Anna. Chiaro, no? Invece quello che è il fine è la realizzazione delle esigenze, del rapporto interumano. Questo discorso di ricondurre l'economia al sistema dei bisogni ovviamente non è una cosa che abbiamo inventato noi, perché c'è in Aristotele, c'è in San Tommaso, c'è in tutta la tradizione del pensiero economico. Il punto è che non si è sviluppata perché, come dire, prevale un'identità umana basata sull'idea che il bene nell'uomo è la razionalità. Invece cercare di scoprire che il bene, cioè il fine, non è la massima espressione della razionalità, ma in tutte le cose che contano per l'esistenza delle persone c'è una componente di non razionale, di emotivo, di affettivo, di rapporto con gli altri, ci consente di uscire dal modello dell'uomo economico. C'è una frase molto, chiudo con questa breve citazione di Kennedy, che dice: il PIL misura tutto tranne ciò per cui la vita vale di essere vissuta. Possiamo dire che la razionalità serve a tutto salvo ciò per cui la vita vale di essere vissuta. Se scopriamo che quello che conta è qualche cosa che va oltre il criterio di razionalità, allora forse possiamo dare un senso al sistema economico rapportandolo al sistema dei bisogni e quindi anche alla ragione economica, che non è non deve essere un fine ma sempre un mezzo. C'è stata una domanda irriverente che si faranno tutti, perché anche nella sia tu che Ernesto Longobardi citate il dottor Fagioli, il professor Fagioli, in realtà si parte da una situazione molto specifica, no? Cioè addirittura è disseduta, per cui i bisogni del paziente sono le funzioni parziali isolate che tendono a soddisfazione diretta e quelle vanno frustrate, mentre le esigenze vengono descritte dal professor Fagioli come quelle tendenze a un rapporto oggettuale evolutivo nella quale le funzioni vengono contenute, orientate verso la fusione e l'integrazione, utilizzate per lo sviluppo della conoscenza, della possibilità di pensare. In quest'ambito di esigenze l'analista non dovrebbe mai essere frustrante. Ecco, allora, se volete una situazione così particolare, come può servire, diciamo, ad un economista? È una domanda legittima e irriverente, però forse ce lo dovete spiegare, altrimenti non è chiarissimo. Un po' l'ha spiegato ovviamente Andrea Ventura, molto bene, però nello specifico come può aiutare, diciamo, anche a capire, perché è vero che c'è la storia delle api, ma poi c'è una frasetta che il problema è che forse lo stesso problema è mal posto, questa è la situazione che mettete all'inizio. Sì, dunque, come si utilizza? La questione, diciamo, non è nata
come noi utilizziamo questa teoria, sì, è fatto di corpo e mente, di certo, tempi, cioè è come se l'economia si è sempre occupata del corpo, la mente l'abbiamo lasciata o ai preti o a qualcuno, e se non è il caso invece, che era un po' quello che... Ma infatti esattamente, cioè, allora, le suggestioni sono talmente tante che non mi possono fare, non c'è una domanda la vorrei lasciarla a te. Perché, così facciamo, precisamente quello che Carlo Frigida diceva prima, no? Uscire dal dominio della tecnica, la questione del testo, il problema forse mal posto o che va riformulato, cioè qui ci sono gli studenti e mi preme che loro capiscono, perché qui si è parlato anche come di filosofia, e allora uno dice ma... Cioè, pensavamo fosse un libro di economia. La nostra intenzione è nata, cioè l'intenzione che poi ci ha portato a fare questo incontro e poi scrivere il libro, nasce proprio da una sofferenza nei panni dell'economista, perché uno si guarda intorno, perché poi ci sono tutti questi temi, ce ne sono tantissimi altri, assolutamente splendidi da discutere, ma la sofferenza è il mondo che ci circonda. E uno dice, ma com'è possibile? Com'è possibile che di fronte alle disuguaglianze che crescono in modo così spropositato, la gente smetta di andare a votare? Com'è possibile che non si riesca ad avere un 99% della popolazione che chiede maggiore distribuzione della ricchezza? Com'è possibile? Cosa sta succedendo? No? Quindi delle fonti di sofferenza di fronte a... un modo di fare professione. È vero che i manuali sono ancora tutti tradotti, io lo dico sempre ai ragazzi, sono ancora fondamentalmente tradotti da manuali statunitensi e sono abbastanza simili tra di loro. È vero che ancora si insegna la teoria neoclassica, perché se non lo facessimo gli studenti non avrebbero strumenti per studiare la teoria economica. Quindi diciamo, abbiamo questo corpus importante da cui è difficile uscire, che continua a pensare l'economia come tecnica, come qualcosa che si avvicini il più possibile alle scienze della natura, no? Andrea mi ha raccontato di aver letto una volta, e non l'ho mai incontrata, una frase che dice: un buon economista diventa un fisico, un cattivo economista diventa un sociologo, sì. Ok? Posso interrompere un momento? Sì, certo. Questa cosa che mi sta molto a cuore è una discussione lunghissima, cioè l'homo economicus, quanto questo modello. Certo. Voi sapete che è una discussione ovviamente certo, c'è dietro. Però l'uso di questo modello così, diciamo, come dire, rattrappito del comportamento umano, è strettamente funzionale al fatto di poter fare delle elevate generalizzazioni, cioè a fare come il fisico. Cioè se tu immediatamente introduci accanto all'ipotesi della razionalità strumentale, con piena informazione, piena voce, eccetera, cominci a mettere dei valori che sono, per esempio, un grado maggiore o minore di opportunismo che ti deriva da una cultura di un certo posto, a quel punto non puoi fare più la legge del fisico, cioè non puoi studiare i mercati, e questo è il punto importante. Certamente. Però dobbiamo essere consapevoli che dietro questo c'è una discussione secolare, c'è anche una tradizione, adesso non per difendere il mio. C'è anche una tradizione da parte dei grandi sociologi economici, da Durkheimer, Weber. Weber però difendeva quel modello che adesso qui noi stiamo criticando, nel senso che diceva che quella è una strada analitica di fare economia. Non accappa la realtà empirica, però sono modelli che hanno la loro legittimità. Io parto da un assunto, eccetera. Però se noi vogliamo capire la realtà concreta e poi incidere, come cercavo di dire all'inizio, bisogna fare dei modelli locali in cui la ipotesi del comportamento è storicamente determinata. Ma allora, io su questo punto sono d'accordo al 100%, nel senso che non sto dicendo che non sono d'accordo con te, e sono assolutamente consapevole della portata storica di questo tema. Dicevo, quello che mi continua a colpire, oltre alla prima cosa che ho detto, è che tra i colleghi economisti
io sento tantissimi che sono in sofferenza con questa, con queste maglie che la disciplina ha ancora, e contemporaneamente mi domando tutti i giorni com'è possibile che quando la, diciamo, il modo in cui abbiamo fatto teoria economica, che probabilmente è stato produttivo di tanti buoni risultati per un po', ma a un certo punto comincia a produrre cattivi risultati che sono sotto gli occhi di tutti, non sono da dimostrare, perché le cose non stanno andando molto bene. Allora, cosa possiamo fare? Cioè, e allora, come mai, se una buona metà dei miei colleghi economisti è in sofferenza rispetto a questo modo di lavorare, che cos'è che dobbiamo acchiappare in questo tempo storico per provare a riformulare in qualche modo il modo di fare il nostro mestiere? Questa è una domanda, ovviamente, sulla quale probabilmente passerò la vita prima di morirò senza averci risposto, però questo era il desiderio, diciamo, è precisamente quello di, diciamo, quindi non entro nel dibattito accademico che potrei fare con dei colleghi economisti che ancora invece difendono la bontà di questo modello, perché sono ancora convinti, secondo me, qui è un'opinione, di qualcosa di vecchio. Un tempo produrre più ricchezza, quando la gente ancora moriva, la vita media era molto bassa, produrre più ricchezza aveva un senso per migliorare la vita delle persone. Aveva un senso produrre più denaro, più ricchezza. Dopodiché ci troviamo in questo mondo strano in cui io ho dei fratelli fisici, mi raccontano le meraviglie delle ricerche che fanno gli scienziati della natura, la tecnologia ha ottenuto risultati stupefacenti, contemporaneamente noi che abbiamo una, sotto le mani, una disciplina sociale con ingrediente essenziale gli esseri umani, siamo rimasti indietro di non so quanto tempo, credo di molto, nel capire qualcosa su questi esseri umani, perché la tecnica non esiste se io non, e anche il se allora, non può avere un corso di largo respiro se io non cerco di andare a capire un po' di più chi sono gli elementi che fanno da congiunzione tra ciò che metto in atto e ciò che ottengo. Quindi, il discorso è molto complesso, io qui sto semplificando tantissimo, ci sarebbe da fare il discorso sulle istituzioni, sul ritorno, però... Quindi non è che noi a un certo punto ci siamo messi a studiare una teoria che dice ah ma guardate cosa abbiamo trovato. L'ingresso della psicologia in economia non data molto indietro nel tempo. In realtà sì, cioè qualche accenno già negli anni 40, negli anni 50, insomma, la psicologia dell'economia. Chiediti perché la psicologia e non la sociologia. Guarda, su questo facciamo il prossimo incontro con tutti gli studenti. Il discorso è sempre lo stesso, perché la psicologia permette di definire un attore con delle caratteristiche prefissate, non variabili storicamente. Dentro la psicologia io ci ho passato anni a studiare quello che potevo, perché mi sembrava necessario non prendere a prestito delle frasi isolate e quindi lì c'è un mondo di conoscenze, ci sono i neuroscienziati che stanno facendo un sacco di progressi, tra gli psicologi stessi ci sono vari livelli di, ci sono i comportamentisti che stanno a studiare i comportamenti, ci sono i cognitivisti che stanno più sui processi mentali, c'è tanta sapienza più o meno accattivante. Precisa, perché avete scelto la teoria? Allora, io ho scelto quella teoria perché un giorno, molti anni indietro, vi posso dire perché io, perché poi gli altri non lo so, qualcuno l'ha incontrato, qualcuno no, mi mise a studiare per fare un corso di economia e psicologia perché me ne stavo cominciando a occupare, mi chiamarono all'università di Varsavia, insomma, per fare un corso di psicologi sociali e cominciai a studiare queste cose. E a un certo punto mi imbattei in questo testo del professor Poggioli e io lì ho riconosciuto un metodo scientifico per cui mi piacque continuare a studiarlo. Lì ho trovato, ci sono dovuta stare sopra degli anni perché non è banale la questione, anzi è abbastanza complesso all'inizio, però poi quella teoria mi serviva a ricollegare tutto quello che ho studiato anche di
di vari studi di psicologia in giro, assolutamente anche scollegati da questa, perché mi portava a un nucleo più profondo, cioè mi portava a una teoria antropologica. Tra l'altro poi uno scopre che è una teoria scientifica, allora i canoni della scientificità sono, mi sento mio fratello, molto complicati da definire, però quella intuizione di Massimo Fagioli, che è un'intuizione portata in un libro del 71, Istinto di morte e conoscenza, poi è stata corroborata, lui ha scritto poi tantissime altre cose, tantissimi altri libri, però corroborata dalla ricerca dei neonatologi, dei biologi, dei fisici, cioè tutta la ricerca ormai sanno benissimo che la questione è la nascita, la questione ci dovrebbe interessare insieme, perché la questione punta alla... è una teoria psicologica, di psicologia del profondo, vogliamo dire, però a me è servita da economista perché ha cominciato a darmi un fondamento, per esempio, a un'idea di uguaglianza. Perché com'è che io, ci sarà sempre, spero ci sia sempre una dialettica tra chi ha idee diverse, però qual è il nostro punto per ripartire? In una società in cui, che siano felici o non siano felici, super ricchi, a me me ne importa relativamente, a me mi interessa che la gente in media non stia male. Non stia male a livello clinico. La depressione, l'OMS, 15 anni fa denunciò la depressione come depressione prima, come che la chiamano, non mi ricordo più la cosa clinica, la denunciavano come prima causa di morte nei 20 anni a venire, perché la depressione genera non soltanto suicidio, ma genera malattia fisica. Ok? Quindi qui si parlava di un'allerta già di molti anni fa, quindi si parla di unico caso nella medicina in cui progredisce la ricerca farmacologica e non retrocede la malattia, ma anzi continua a aumentare. Quindi si sta parlando di un mondo che si ammala, in più di un mondo che, al di là della malattia, un mondo che rimette le persone nella condizione di non sapere più come fare a pagare l'affitto, quando questo l'avevano superato. Quindi che cosa dobbiamo chiedere ai nostri sistemi economici? Possiamo forse pensare di aver raggiunto un livello di sviluppo su tanti fronti che ci chiede di occuparci un pochino più a fondo degli esseri umani? Allora, perché gli esseri umani forse sono, come economista, il primo obiettivo di ciò che io penso. Voglio pensare la mia professione. Allora, faccio un accenno e basta per rispondere un pochino in area la tua domanda, come tutte è una domanda da $100,000, cioè che dobbiamo starci, però provo a rispondere con questo punto soltanto. Per esempio, mi ha consentito di capire quale può essere un punto incontrovertibile per chiamare l'uguaglianza. Non un fatto morale, non un fatto, diciamo, razionale, ma un fatto naturale degli esseri umani. Perché la teoria di Fagioli è una teoria appunto antropologica e parte dalla teoria della nascita e ti dimostra, cioè dimostra, ti argomenta come gli esseri umani nascano tutti uguali. Nascono tutti uguali come dinamica. Poi nella vita saremo tutti diversi, ma la dinamica della nascita è la stessa per tutti, e non perché veniamo fuori dalla mamma nostra, perché alla nascita la luce, vi devo dire qualche dettaglio perché altrimenti non è, la luce attiva la sostanza cerebrale che permette l'attivazione della respirazione e così via, e quindi la luce alla nascita, nel momento della nascita, solo in quel momento, poi qui se volete divertirvi è molto molto interessante studiarsela, attiva la sostanza cerebrale, attiva il pensiero, inizia il pensiero che naturalmente non è
dove sono oggi, ma è pensiero per immagini, quel pensiero che accompagna tutti noi nel primo anno di vita, in tutta la fase preverbale, e che poi ci accompagna per tutta la vita nella notte. Per cui ognuno di noi, se ci si occupa soltanto di coscienza e di comportamento, viene lasciato da parte per un terzo della propria vita. Allora, a me ha sempre molto colpito questa cosa, ma se uno vive 90 anni, 30 anni l'ha dormiti, li ha buttati via? No, lì dentro c'è un pensiero, che è un pensiero che è il pensiero non cosciente. Ora qui io mi appassiono perché lo trovo particolarmente bello, quindi rischio di parlare di questo e non dovrei. Però lì, comprendendo quel punto, io capisco come posso giustificare ai miei simili l'istanza di uguaglianza e la richiesta di uguaglianza. Questo è per rispondere a te, Ilaria, mi ha portato abbastanza lontana da quello che c'era di dire, ma non c'hanno capito niente. È molto complicato, io capisco benissimo, la mia domanda era più terra terra, ma va benissimo, cioè in che modo, e lo chiedo, ripeto, lo chiedo a Bartolini, lo chiedo un po' agli altri, diciamo, questa distinzione tra bisogni comunque materiali legati alla sussistenza e alla sopravvivenza ed esigenze, e quindi anche che riporta la teoria della non sazietà, che uno psicoterapeuta in analisi deve frustrare perché non è sana, come ci raccontava anche De Boni, questa distinzione che viene fatta dal professor Fagioli tra bisogni che vanno frustrati perché non sono sani, che portano a quel principio di non sazietà, dalle esigenze che sono invece esigenze di realizzazione personale, individuale, relazionale, collettiva, poi diventano collettive, può essere utile, vi torna, le spiega, però, scusatemi, le spiega a lei, professor Bartolini, tutte quelle cose di cui ha scritto magnifiche, cioè l'aiuta in economia, io questo semplicemente, una cosa, l'economia è una chiave di lettura che prima non avevate e che può servire perché, come diceva De Boni, si esce da quegli steccati di una disciplina divisa da un'altra disciplina. Scusate, la mia domanda era proprio ferrissima. No, ma il problema è che, allora, naturalmente... Chiedo però, secondo me è importante capire se anche per loro... Ma allora, io penso questo, probabilmente io sono molto dura, ma io l'ho studiato per anni, queste cose, perché non è che no, è una bacchetta magica, assolutamente, non c'è nessuno strumento operativo. Ritengo che sia un po' rischioso dire vi è utile il fatto che il terapeuta frustra il bisogno e non frustra le... aspetta, fammi prova a dire. Allora, aspetta. Ok. No, nel senso che sì, se siamo loro, no, perché... No, no, appunto, io dicevo, quello che mi aiuta in questa distinzione, io non ho parlato volutamente, siccome in tanti hanno parlato poi del saggio, in qualche modo che io, quindi poi uno se lo legge anche se ha voglia, visto che vogliamo anche incuriosire i nostri studenti a leggere queste cose. Quello che... c'è d'aiuto è l'idea che sia una chiave per fare uno scatto culturale in cui di conoscenza su una realtà umana che ci può servire. Eppure secondo me c'è di più, perché è come se voi voleste offrire uno strumento che può servire ad un'altra disciplina. Allora è uno strumento, certo che è uno strumento. Serve? Ma in senso positivo vi serve? Io voglio sapere da voi se vi spiega alcune cose. Per me è una definizione che aiuta a chiarire qual è il problema fondamentale delle società capitaliste e moderne, cioè che la gente non compra. Il problema fondamentale non compra. Il problema fondamentale nel generare crescita
felicità è che la gente si deve comprare sempre più roba, e il problema è che la gente non la può comprare sempre più roba. Bisogna inventarsi dei modi assurdi per incentivare la gente a comprare sempre più roba. E questo è molto chiaro in quella distinzione lì tra bisogni ed esigenze, cioè io la riformulerei così: i bisogni sono quelli che si possono soddisfare attraverso il mercato, attraverso cose che si possono comprare, le esigenze per essere soddisfatte hanno bisogno di tutt'altri meccanismi e tutt'altre cose. Il problema è che il capitalismo ha bisogno di crescita, ha bisogno di roba che venga, di bisogni che vengano soddisfatti attraverso il mercato, la gente è sazia, punto. Quindi da questo abbiamo tutta quell'enorme costruzione sociale, che ne so, un apparato mediatico, cioè, che per convincere la gente a comprare, che è pazzesco, si dice sempre, si guarda sempre degli apparati mediatici delle società comuniste che esistevano, che era un controllo totale assoluto, ma quello che abbiamo di fronte nel capitalismo, secondo me, è persino peggio di tutto quello. È finalizzato a convincere la gente a comprare. Per convincere la gente a comprare la si isola socialmente, perché il denaro, comunque i consumi, forniscono qualche forma di compensazione al disagio emotivo, al disagio psicologico. Quindi sì, è utile tutto questo. Non è esclusivamente utile, nel senso che quella è parte di un movimento culturale molto più ampio che riguarda la divisione, che riguarda la risposta a chi siamo noi, cosa, come siamo fatti proprio come animale. E lì, oltre a Fagioli, che scrive delle cose parecchio interessanti, c'è parecchia altra di roba, che quella che diceva anche l'Anna, tutta la roba che fanno i neurobiologi, esperimenti comportamentali, persino l'economia della felicità ci dice che non siamo fatti come uomini economici, perché se lo fossimo, avendo sempre più roba che possiamo comprare, dovremmo essere più felici. Quindi quello è un altro degli elementi che ci contribuiscono. Cioè, l'homo economicus è un falso, questo mettetevelo in testa, ormai lo sappiamo, è un falso scientifico, non esiste. E sono possibili, fra l'altro, generalizzazioni diverse dal homo economicus, utilmente, analiticamente utili altrettanto quanto l'homo economicus. Il problema dell'homo economicus è che conduce a prescrizioni sbagliate su come dovremmo organizzare la società per rendere la gente felice. Se siamo fatti in un altro modo, dovremmo fare altre cose. Questa ha una valenza generale altrettanto forte che l'idea di homo economicus. E basta. Grazie. Sto ripreso. No, ma qualche studente che ha una domanda? Sorpresa. Ci abbiamo scorditi. Ma è l'ora. È poveraccio. Merita sorprendere. No, io ho queste distinzioni. Non lo so, io non lo vedo, devo dire, a questo punto. Da un lato sono molto contenta di essere venuta qui oggi, perché è stata veramente una bella giornata, quindi ringrazio ancora chi mi ha invitato, quindi grazie molto. Dall'altro, in questo preciso momento sono un po' confusa, quindi perché non ho, però vi dico subito perché. Una cosa, c'è una dimensione psicologica in questo libro che a me ogni tanto non sfugge, vi dico subito così. Allora, se uno ci dice, se qualcuno viene da me mi viene a dire, sarò brutto, sarò un po' materialista, un po' socialista, mi viene a dire, il sistema contemporaneo non produce bene, tra virgolette, essere, quindi non produce saggio di risulta, perché tutta una serie di cose che sono utili, sono importanti, utili per la vita umana, quali la bellezza di essere istruiti, poter essere curati, poter dare cura, poter vivere in città dove si sviluppano buone relazioni, io sono d'accordissimo. No, è ovvio che siamo d'accordissimo su tutto questo, è chiaro, però questo tipo di analisi lo fa per me in una maniera come dire, molto convincente un economista che ha vinto un premio Nobel, è una filosofa, che è una grande filosofa, che sono Amartya Sen e Martha Nussbaum. Martha Nussbaum in particolare ha fatto un esperimento abbastanza, come dire, ormai da 20 anni sta cercando di dare corpo, specificità e solidità ha una lista delle 10 capacità fondamentali, e lei, essendo filosofa insomma aristotelica come formazione, parte da lì, però passando anche per un bel po' di pensiero liberale, e articola queste 10 liste di capacità. Parlo di capacità e non parlo di bisogni, perché i bisogni non hanno una natura immediatamente di libertà.
io devo essere nelle condizioni di poter fare alcune cose, di poter essere curata, come di suicidare, come dice anche, di poter di curare, insomma, da una serie di vite. Quella impostazione lì che mi dice che la società capitalistica contemporanea non dà benessere, perché non garantisce agli individui tutta una serie di opportunità che sono fondamentali per il nostro star bene, io questo lo riesco a capire benissimo, cioè proprio mi entra dietro, cioè, a parte, cioè mi entra nel cuore da sempre nella testa, per non avere la separazione che Ilaria ci diceva sempre. Però secondo me questo libro vuol fare qualcosa in più, perché non è soltanto questo, questo rientra, cosa fa Sen? Certo che fa Sen, ha fatto anche il famoso libro sul rational fulso, cioè sì, sulla gente, che gli sciocchi razionali, quindi è allargato il paradigma della razionalità, e la differenza fra ottimizzare, massimizzare, bla bla, l'ha fatta tutte queste cose, ci sono in Amartya Sen, però non c'è questo potente grido di messa in discussione complessiva del paradigma della non sazietà e della scarsità, cosa che invece c'è in questo libro. Quindi secondo me questo libro ha un'ambizione maggiore, perché sennò quella dice delle cose in più, non a caso tutti questi riferimenti, io non conosco Fagioli, quindi non posso dire nulla, cioè non riesco a capire bene che cosa, cioè non riesco a visualizzarlo, le implicazioni del mio ragionamento. Quindi questo libro secondo me fa qualcosa di più, ed è importante forse fare questo qualcosa di più, e quindi penso che debba essere continuato questo esperimento, però mi sembra che sia appunto una critica ancora più radicale, che però ogni tanto nei contorni per le implicazioni, perché forse sono un po' troppo, come dire, politiche pubbliche, che cosa facciamo per la sanità, per questo, quindi un po' sempliciotta, non mi viene così immediatamente chiaro, ecco. Quindi questo era un senso un po' così di richiesta, di mi farebbe piacere di continuare a discutere di queste cose, proprio perché non ce l'ho ancora così chiarissimamente in testa io, ma per mia, come dire, formazione forse un po' più antiqua. Soltanto che anche mi ricollego un po' a questo, io dico con senza paura, mi definisco in pubblico spessissimo un vetero in molte, in tutte le declinazioni possibili, quindi lo faccio ancora. E a questo proposito vorrei spiegare meglio le ragioni della mia domanda sulla felicità o meno di Paperon de Paperoni. Assolutamente dicendo che anche a me non interessa nulla, però a tutto quello attorno al quale di cui stiamo discutendo interessa molto, non tanto la felicità, ma l'esistenza di Paperon di Paperoni e dei Paperon di Paperoni. E allora, nel buon senso della mia disciplina, della storia del pensiero politico, devo dire che se li andiamo a vedere troviamo una maggioranza di autori che è estremamente preoccupata anche di matrice liberale, che è estremamente preoccupata delle grandi disparità. Le grandi disparità economiche sono un male per le società e quindi sono un male per gli uomini. Anche perché non fosse altro, le grandi ricchezze e le grandi povertà sono risvolti molto spesso degli stessi fenomeni. E in ogni caso, la grande, anche in Keynes, in Mill, le grandi ricchezze sono anche un grande strumento di corruzione delle società, e quindi c'è, ecco, probabilmente una preoccupazione che dobbiamo comunque avere. Qui è molto presente il problema, e quindi era solo per ribadirlo. Volete intervenire o curiosità? Ringrazio tutti, ringrazio tutti i miei ospiti, bravissimi, ringrazio gli autori, ringrazio la casa editrice. Anna, dillo del libro, dillo. Grazie. Che è io. Ok. Vabbè.